questa proposta, la quale ritiene giustificata la presenza di regimi diversi in funzione della differente posizione e delle differenti abilities, così il termine che compare, dei providers. Mi sembra a questo proposito più interessante del mantenimento della tripartizione, il comma terzo dell'articolo 5 che ho citato, che sottrae dall'esonero da responsabilità previsto per gli hosting provider, le condizioni che tutti conosciamo, il mancato rispetto della disciplina consumeristica da parte delle piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti quando il contratto risulta strutturato in modo che il consumatore, anche quello ragionevolmente avveduto, ritenga di contrattare con la piattaforma stessa o con un intermediario che agisce sotto la diretta autorità delle piattaforme o che sembra agire sotto la diretta autorità delle piattaforme. Norma questa che mi pare molto significativa e che di sicuro sarà destinata a far cambiare le policy delle grandi piattaforme, da Uber a Airbnb, tanto per citarne alcune. Ecco, io volevo evidenziare che non è completamente vero che prima dell'avvento, dell'imminente avvento di questo testo che stiamo attendendo, tutto si fosse fermato alla direttiva 31 del 2000 e da lì fosse rimasto invariato. Così come non mi sembra neppure, analogamente veritiero, che l'intervento dell'Europa di cui oggi discutiamo poggi solo Solo sulla sulla prioritaria prevenzione. esigenza di modernizzazione della direttiva 31 del 2000. Intanto questa esigenza di modernizzazione si è tradotto in modifiche apportate alla stessa e non una sua revisione, e quindi non nel superamento del suo impianto originario. Amending Directive recita il titolo di questa preview, chiamiamola così, della proposta di regolamento. L'obiettivo dell'Europa con l'emanazione del Digital Service Act e del Digital Market Act mi sembra molto più complesso, perché è quello di creare le condizioni per un mercato europeo più armonizzato nella lotta agli abusi dei grandi gatekeepers della rete, rendendo così l'Unione Europea il faro della regolazione del web, allo stesso modo di quanto accaduto sul versante della regolazione dei dati personali. L'Europa punta, mi pare, a un risultato per l'intero web che la caratterizza secondo i suoi principi, come è avvenuto per il GDPR. E non è senza significato che la proposta sia appunto una proposta di regolamento per raggiungere la massima armonizzazione. L'intento di arrivare ad una regolamentazione più complessa mi sembra che sia comprovato dal fatto che il Digital Service Act si inserisce in un pacchetto di interventi ambizioso, molto ampio, parte della Digital Single Market Strategy, con il quale l'Unione Europea si propone l'obiettivo di regolare anzitutto le responsabilità connesse ai servizi delle piattaforme online. E non è un caso che nell'ottobre scorso, il 20 ottobre scorso, il Parlamento Europeo abbia adottato sei testi, ognuno per i due temi. I primi costituivano appunto un invito alla Commissione a colmare le carenze ancora presenti all'interno del Digital Service Act. Gli altri tre rappresentano le raccomandazioni agli eurodeputati su che cosa dovrebbero includere le norme sull'intelligenza artificiale in materia di etica, responsabilità e diritti di proprietà intellettuale. Quindi le nuove norme arriveranno con due provvedimenti separati, il Digital Service Act, che intende appunto rafforzare il mercato unico dell'Unione e aggiornare, come ho già accennato, l'ambito delle responsabilità in capo ai service provider, e il Digital Markets Act, che riguarderà la limitazione dei poteri delle grandi piattaforme al fine di frenare la loro egemonia. A me pare che questa esigenza sorta in Europa di regolamentare la società delle piattaforme sia apprezzabile, segni comunque un deciso cambio di passo, perché le piattaforme sono state le piattaforme finora a dettare le loro stesse regole con lo strumento principe delle loro policy e si sono
mostrate in genere insofferenti al potere legislativo, trincerandosi, specie le grandi piattaforme, dietro una proclamata neutralità e una altrettanto affermata mera attività di intermediazione. E mi pare che questo cambio di passo sia anche sorretto dall'intento che se i grandi, gli asset dei grandi operatori o composta dei dati, questi debbano, per così dire, tornare indietro attraverso una condivisione con altri operatori della rete. E tutto questo avviene attraverso un approccio combinato, o sembra dover avvenire, attraverso un approccio combinato tra diritto della responsabilità e diritto della concorrenza, che non possono più viaggiare disgiuntamente, e con l'intento di introdurre, soprattutto di introdurre a quest'ultimo riguardo, meccanismi preventivi per evitare pregiudizi, per evitare danni. Su questi aspetti cercherò di tornare rapidamente in chiusura del mio discorso. Mi pare utile provare a descrivere il contesto in cui si muove il Digital Service Act, ripercorrendo brevemente la storia delle piattaforme, riesaminata però alla luce della proposta odierna, della quale, come ho anticipato, ho avuto modo di considerare il solo capitolo 2 dedicato alla responsabilità degli intermediari. Suddividerò questa mia scansione in tre tappe. La prima è quella che chiamerei l'epoca delle piattaforme quali meri intermediari, la seconda tappa è quella dell'economia delle piattaforme, la terza tappa è quella della società delle piattaforme. La prima fase si colloca temporalmente tra la fine degli anni 90 e la prima decade dell'anno 2000. Per descriverla potrei utilizzare l'espressione: in principio erano i portali, veri e propri intermediari, che ponevano a disposizione degli utenti uno spazio virtuale, tutto il resto era in mano, come dire, agli utenti stessi. E forse il prestatore di servizi al quale il legislatore pensava poteva essere proprio al più il fornitore di spazio virtuale, di una vetrina virtuale, quali erano i portali, ben lontano dalla complessità e dalle possibilità di interazioni consentite dalle odierne piattaforme. Lì, in questo quadro, l'obiettivo dell'Europa, tradotto nella direttiva 31 del 2000, era quello di rimuovere gli ostacoli ai servizi online e transfrontalieri, di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, prevedendo appunto norme comuni per la fornitura, soprattutto per la fornitura dei servizi di commercio elettronico, ma anche appunto il regime di responsabilità per gli intermediari nell'Unione, non a caso inserita in una direttiva che si proponeva di regolare prioritariamente il commercio elettronico. In questa cornice si collocano principi della direttiva, quali quello del paese di origine, che risulta confermato dalla proposta di regolamento, in base al quale i fornitori di servizi online sono soggetti alla legge dello Stato membro in cui la sede, e risulta confermato anche l'esonero, alle condizioni che sappiamo, degli intermediari online dalla responsabilità per i contenuti che gestiscono, il principio del cosiddetto safe harbor, che è anch'esso confermato e che ha creato per le piattaforme, così era l'intento dell'Europa, un ambiente neutrale in cui prosperare, anche se poi sappiamo che le grandi piattaforme nate in Europa sono pochissime, forse solo BlaBlaCar o Skyscanner. La seconda fase, vado ovviamente molto rapidamente, si colloca temporalmente nella metà della seconda decade degli anni 2000, intorno agli anni 2015-2016, anni in cui le piattaforme avevano già compiuto la loro trasformazione da offerenti di servizi di mera memorizzazione delle informazioni alla fornitura di servizi ulteriori e complessi, in cui le informazioni caricate dagli utenti erano già divenute il loro modello di business e soprattutto si era da tempo già creato un mercato oligopolistico dominato dai grandi operatori della rete con milioni di utenti. Ci sono dei documenti europei che mi sembrano
Interessanti, mi sembrano significativi a questo proposito. Mi limito a citare la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015, Strategia per un mercato unico digitale in Europa, alla quale poi ha fatto seguito la successiva comunicazione del 2017, Contrastare i contenuti illegali online verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online, in cui si dichiara soprattutto l'intenzione di presentare nuove misure per contrastare i contenuti illeciti su internet, tenendo conto però anche delle conseguenze per il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sotto forma, per esempio, di una procedura rigorosa e accurata di rimozione dei contenuti illeciti, avendo cura di non eliminare anche quelli leciti. Mi sembra di grande risalto la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016. Piattaforma online, mercato unico digitale, opportunità e sfide per l'Europa, in cui si afferma testualmente, mi permetterete di leggere un rigo, l'economia delle piattaforme offre alle nuove imprese europee grandi opportunità di innovazione e presenta anche per operatori di mercato affermati la possibilità di sviluppare nuovi modelli aziendali, prodotti e servizi. Ecco, a me pare che proprio in questi documenti possano intravedersi le basi del Digital Service Act, del Digital Market Act, che sospingono verso la ricerca di una soluzione compatibile, vogliamo forse dire compromissoria, per conciliare tutela degli utenti e sviluppo digitale. Questa seconda fase è la fase in cui si discute di sharing economy, in cui le piattaforme diventano interlocutori delle istituzioni europee, perché sono chiamate a collaborare per il contrasto alle attività illecite commesse dagli utenti e loro tramite. È chiaro che la collaborazione passa per l'attribuzione alle piattaforme del ruolo di guardiani della rete. La conseguenza è che si inizia a superare, almeno per settori specifici, quella mancanza di un obbligo generale di sorveglianza delle piattaforme. Lo voglio precisare con chiarezza, questo è avvenuto non in generale, ma per settori, elaborando strumenti normativi, direttive, regolamenti, ma anche codice di condotta, ma anche altre forme di collaborazione tra piattaforme e istituzioni. Penso alla direttiva del 2017, la 541 sulla lotta al terrorismo, penso al regolamento Evidence sulla produzione e conservazione delle prove elettroniche in materia penale, penso al codice di condotta in tema di hate speech elaborato dalla Commissione europea con Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft nel maggio 2016. Il ruolo di guardiani della rete non fa perdere la neutralità alle piattaforme. Si comincia ad affermare quella che è nota come la regola del buon samaritano. Le piattaforme ricercano i contenuti, ma in questa ricerca dei contenuti non perdono la neutralità e dunque mantengono l'esonero da responsabilità. A me sembra, lo vedremo poi più avanti, diciamo nei prossimi tempi, che una regola simile a quella del buon samaritano sia contenuta ora nell'articolo 6 della proposta di Digital Service Act, mentre il principio generale di assenza di un obbligo di sorveglianza è confermato pienamente nell'articolo 7 della proposta. Semmai possiamo dire che questo che ho chiamato come l'affievolimento per settori dell'obbligo generale di sorveglianza si traduce nel testo che ho avuto la possibilità di visionare e non so se sarà poi quello che verrà confermato appena verrà lanciato, come dire, verrà svelato, ecco, il Digital Service Act. Dicevo, si traduce questo, così come l'ho chiamato, affievolimento dell'obbligo generale di sorveglianza, nell'introduzione di specifici obblighi di cui sono destinatarie tutte le piattaforme in questa parte del progetto, e non solo quelle, le grandi piattaforme, quindi senza distinzione di grandezza. Questi obblighi specifici sono contenuti negli articoli 8 e 9, a conclusione del capitolo secondo, dedicato per l'appunto alla responsabilità dei provider di servizi di intermediazione. Cosa riguardano questi obblighi?
l'obbligo specifico di rimuovere i contenuti illegali informando l'autorità di tutto ciò che è stato fatto al riguardo. E mi sembra utile segnalare che se si vanno a leggere le definizioni, i contenuti illegali non sono soltanto le informazioni, ma riguardano anche la vendita di prodotti o la fornitura di servizi che non sono compliant alle leggi europee. Obbligo, quindi, dicevo, di rimuovere i contenuti illegali e di fornire, nell'articolo successivo, informazioni sui destinatari dei servizi. La terza e ultima tappa è quella che riguarda i tempi appena trascorsi, che appare foriera di un atteggiamento diverso. Mi sembra che si possano collocare in questa che convenzionalmente ho chiamato la terza tappa, la discussa direttiva 790 del 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che prospetta, come è noto, una responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online riguardo agli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e forse anche, o direi certamente, il regolamento 1150 del 2019, che è il cosiddetto P2B, che estende sostanzialmente anche ai professionisti che contrattano con la piattaforma alcuni diritti dei consumatori, in primis la trasparenza. Alcuni di questi interventi che si collocano nei tempi appena trascorsi, quelli che stiamo appunto, come dire, trascorrendo ora, alcuni di questi interventi si appuntano, dicevo, su aspetti procedurali più che sostanziali, obblighi informativi, obblighi di trasparenza, salvo forse divieti di discriminazione contenuti nel regolamento geoblocking del 2018. A me pare che però, dicevo proprio a dispetto di questo, questa sia stata forse la fase più confusa, in cui abbiamo grandi piattaforme che vengono messe sotto accusa direttamente dai governi degli Stati, del governo degli Stati Uniti, e il pensiero non può che andare alle azioni recentemente promosse contro Facebook, promosse dalla Procura Generale di New York e da altri 47 stati americani, con l'accusa di abuso di opposizione dominante in considerazione soprattutto alle grandi acquisizioni, da Instagram a WhatsApp e Facebook. Quindi dicevo, in cui le grandi piattaforme vengono messe sotto accusa dallo Stato americano, ma in Europa si rivelano anche le principali alleate degli Stati nel contrasto alla situazione generata dalla pandemia. E questo ha generato un ruolo che qualcuno ha chiamato parapubblicistico, quasi alla stregua di public utilities delle piattaforme, che si sono rivelate strutture non solo di mercato necessarie per gli Stati, per cui la loro soggezione a regole di responsabilità forse diciamo, è stato il convincimento dell'Europa atto a giustificare la necessità di non compromettere lo stesso funzionamento di servizi che si sono rivelati servizi essenziali. Naturalmente questo vale per le very large platforms, come le definisce la proposta di regolamento sul Digital Service Act, che menziona anche una grandezza di misura, un ordine di misura di queste very large platforms, sopra 45 milioni di utenti attivi mensili. Mi avvio verso la conclusione perché ci sono tanti relatori che mi devono seguire, io sono qui soprattutto per ascoltare quello che diranno loro. Allora, vado verso la conclusione precisando che avevo preparato delle considerazioni sulle tre opzioni di regolazione che emergevano dai documenti europei e anche dal modo con cui era stata congegnata la consultazione pubblica, perché mi risulta che poi gli esiti della consultazione pubblica, almeno io li ho trovati sul Digital Service Act, non siano stati pubblicati. Mi sembrano piuttosto inutili queste considerazioni, visto che la proposta di regolamento dichiara espressamente la scelta per l'opzione 3,
che comprende misure mirate e asimmetriche, con obblighi più rigorosi per le piattaforme online molto grandi che sono soggette ai più alti livelli di rischio per la società e per l'economia dell'Unione, nonché prevede alcuni limitati chiarimenti, così si legge nel testo, sul regime di responsabilità per i fornitori di servizi di intermediazione e un sistema di governance dell'Unione Europea con poteri di controllo ed esecuzione rafforzati. Su questo dirò una parola tra 2 minuti, proprio conclusiva. La valutazione degli impatti economici e sociali individuati, il confronto della efficacia, coerenza e proporzionalità, si legge, avrebbero dimostrato che questa opzione è atta a soddisfare nel modo più efficace gli obiettivi dell'intervento, stabilendo un quadro proporzionato adatto a por mano le sfide emergenti nel mondo digitale. In effetti, quanto alle misure mirate e asimmetriche, nella proposta sono previsti nel capitolo terzo obblighi specifici riguardante un approccio ex ante per le large platform, con il dovere di mitigare il rischio e di compiere operazioni di risk assessment che a prima lettura parrebbero non lontane da quelle conosciute in materia di privacy. Mi pare che però per le grandi piattaforme si stia segnando più che un'accentuazione della responsabilità, un passaggio dalla responsabilità alla responsabilizzazione. E aggiungo che il problema degli obblighi asimmetrici e dell'approccio differenziato sembra cogliersi bene nel testo, anche nel capitolo terzo, che scompone questi obblighi tra obblighi destinati a tutti gli intermediari, obblighi destinati agli intermediari di hosting provider, tra cui le piattaforme online, e obblighi destinati a queste very large platforms, incluso il fatto che una sezione di questo capitolo, quanto ai sistemi informatici di gestione dei reclami e ai meccanismi presenti sulle piattaforme di Alternative Dispute Resolution, non si applica a quelle piattaforme online che sono piccole o medie imprese, secondo le definizioni europee di queste realtà imprenditoriali. Quindi, secondo la Commissione, l'opzione prescelta sarebbe tale da sostenere l'accesso al mercato interno per i fornitori di servizi dell'Unione Europea e la loro capacità di ridurre, aumenterebbe la capacità di ridurre i costi legati alla frammentazione giuridica. Cioè, si prevede che tutto questo avrà un impatto positivo sulla competitività, l'innovazione e gli investimenti nei servizi digitali, considerando soprattutto anche le start-up dell'Unione Europea che offrono modelli di business di piattaforma. Questa proposta, se sarà ufficiale nel testo che si può intravedere, necessiterà di molto studio, di molta attenzione, anche perché è una proposta corposa, composta da 74 articoli e preceduta da 104 considerando, con tutto il peso che ora noi sappiamo stanno acquisendo i considerando che divengano, sono ormai divenuti sostanzialmente criteri interpretativi degli stessi interventi dell'Unione. Sul piano della politica del diritto, di primo acchito, a me pare un atto interessante, ma forse, mi permetterei di dire a prima lettura, poco coraggioso rispetto soprattutto alla modifica della direttiva 31. Mi pare che alla fine si siano riproposte, con riguardo al Digital Service Act, le discussioni che hanno riguardato il regolamento che ho già richiamato, quello P2B, il regolamento 1150, che alla fine, a dispetto delle intenzioni ambiziose, ha affrontato il problema su un approccio mirando ad un approccio procedurale, non a un controllo sostanziale. Non so, lo dico un po' provocatoriamente, se alla fine, se il Digital Service Act verrà, approvato nei tempi che saranno necessari, che non saranno certamente tempi brevi, nella forma attuale, se si potrà trasportare in Italia quella recente giurisprudenza americana che ha condannato le piattaforme, direttamente le piattaforme, al risarcimento per la vendita, loro tramite avvenuta, di prodotti difettosi.
Interessante, mi pare, lo sforzo, invece, lo sforzo contenuto nel capitolo quarto e finale di questo testament, di questo testo, di enforcement del regolamento, che poi è l'annoso principale problema dell'attuazione effettiva del diritto europeo. Qui l'Europa mette in campo, mi pare, molte cose, dall'autoregolamentazione con i codici di condotta, alla figura del coordinatore nazionale dei servizi digitali, alla costituzione sul modello privacy dell'European Board for Digital Services, un gruppo consultivo indipendente dei coordinatori dei servizi digitali, fino alla possibilità della Commissione di intervenire nei confronti di piattaforme online molto grandi quando persistano le violazioni. In caso di inosservanza, si legge che la Commissione può adottare decisioni di non conformità, ammende, penalità di mora per violazione del regolamento da parte di queste piattaforme e per la fornitura di informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete nel contesto delle indagini. Se questo sforzo sarà e si rivelerà uno sforzo congruo e produttivo per ristabilire un mercato digitale equilibrato, credo che lo capiremo solo vivendo. Mi fermo qua, sperando di non aver rubato troppo tempo al dibattito successivo. Grazie. Grazie, grazie davvero alla professoressa Eleonora Poletti per questa relazione ariosa, direi sistematica, perché è riuscita in un tempo ristretto a percorrere le tappe che hanno generato inevitabilmente questo provvedimento, questa proposta. Adesso vedremo nella sua cristallizzazione. Mi sembra molto interessante, Eleonora, tu come anche autorevole studiosa del GDPR, che hai subito colto il passaggio dalla responsabilità alla responsabilizzazione, che mi pare questo segni il cambio dei tempi. Un po' è un paradigma totalmente innovativo, ma al passo con la tecnologia. La tecnologia spesso è inafferrabile. L'idea di utilizzare le categorie a noi molto care, Eleonora, della responsabilità, perché la responsabilità evoca l'illecito aquiliano, evoca l'articolo 2043, evoca tanti studi che soprattutto tu hai svolto in questi anni. Eppure Anche tu, ci Alberto. rendiamo conto, che è una categoria che non è in grado di afferrare l'incedere, per certi versi, pervasivo delle tecnologie. La responsabilizzazione sì, perché la responsabilizzazione è una sorta di forma di autocontrollo legata a una compliance intelligente che ex post ti farà dire se hai attivato tutte le misure di sicurezza per assolvere agli obblighi di legge. E quindi c'è in qualche modo un discorso anche di grande competizione all'interno di coloro che attuano queste misure, per non andare incontro da un lato a misure sanzionatorie, ma dall'altro per mettersi in linea con una sorta di fidelizzazione da parte del mercato, degli utenti, dei consumatori, che certamente premiano inevitabilmente, magari non nel breve periodo, ma nel medio periodo sì, le aziende più virtuose, siano esse piattaforme, siano content provider, siano soggetti che sono nell'ambito del commercio elettronico. Quindi è molto interessante che effettivamente è slittata dentro la normativa che era quella del commercio elettronico, che invece era proprio intessuta sui principi della responsabilità, il meccanismo del GDPR. Questo è un elemento da raccogliere e grazie davvero alla professoressa Eleonora Poletti perché ne ha fatto una sottolineatura che credo porterà anche a ulteriori approfondimenti da parte degli studiosi. Peraltro vedo abbiamo autorevoli studiosi presenti che saluto un po' tutti insieme. Proprio per capire un po' i contenuti, saluto, vedo che è già collegato l'onorevole Luciano Nobili della Commissione Poste, Telecomunicazioni e Trasporti, quindi la commissione competente a legiferare e ad attuare, peraltro, su questi temi, i principi di cui il regolamento. La saluto e lo ringrazio davvero per l'amabilità. E gli chiederei di pazientare qualche minuto perché vorremmo presentare attraverso
il nostro studioso dell'Italian Academy, Davide Tuzzolino, una scheda su quello che dovrebbe essere il provvedimento, che già devo dire Dianora ci ha disegnato con bellissime pennellate, ma in maniera un po' più sintetica, anche per capire quali sono i contenuti in modo un po' didascalica, chiederei al nostro Davide Tuzzolino di esporci. Buon pomeriggio a tutti, non so se mi sentite. Benissimo. Professore, io la ringrazio e anche io ho dovuto necessariamente rimodulare il mio intervento in virtù appunto della diffusione di questa bozza sulla proposta di regolamento che mi accingo a proporre in maniera abbastanza analitica. Sappiamo che appunto va a disciplinare quelli che sono i servizi digitali che sottintendono ad esempio i servizi di fornitura di accesso ad internet, i servizi cloud, delle piattaforme digitali, nonché i servizi di messaggistica e fornisce proprio appunto la proposta di regolamento tra le definizioni quella di piattaforma online, ovvero quella viene indicata come un fornitore di un servizio di hosting su richiesta di un destinatario del servizio che archivia o diffonde a pubblico delle informazioni. Questa attività deve essere prevalente e non ancillare. La questione del riesame, entrando nei termini del contenuto della proposta, la questione del riesame di quella che erano del riesame dell'architettura giuridica del regime di responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono da intermediari era un argomento primario della consultazione. Dal contenuto sembra che il contenuto riferisce che viene mantenuto appunto il sistema di responsabilità condizionata, vengono riproposti quasi pedissequamente quelli che sono appunto le tre esenzioni caring, hosting e caching, ma assume rilevanza la distinzione tra obblighi per tutti i provider di servizi di intermediazione e obblighi ulteriori che sono previsti per i servizi di hosting e obblighi ancora ulteriori per le piattaforme online. Vengono escluse quelle che sono le piattaforme online appartenenti a micro e piccole imprese, con addirittura obblighi ulteriori per le piattaforme molto grandi. Viene assunta questa gradazione. Poi vengono previsti appunto degli obblighi di due diligence, in questo caso trasversali, per l'implementazione di standard armonizzati. Ma la riflessione e il contenuto poi si è estesa anche alla governance e alle questioni alla sorveglianza dei servizi digitali in ambito europeo e quindi sulle modalità per poter rafforzare la cooperazione tra le autorità per una vigilanza efficace dei servizi. In particolare assumono rilevanza dal punto di vista della governance la presenza appunto di un'autorità designata all'applicazione del regolamento, il Digital Services Coordinator, che deve essere scelto sempre secondo la bozza della proposta entro 2 mesi dagli Stati membri e quindi dovrà cooperare con le altre authorities nazionali, può avanzare richieste, effettuare ispezioni in loco e può richiedere spiegazioni. Inoltre collaborerà con le altre DSC per portare avanti delle investigazioni congiunte. È anche stato istituito un gruppo consultivo, l'European Board, e in questo caso si occuperà appunto dell'applicazione coerente del regolamento, coordinando anche i lavori della Commissione e dei singoli Digital Services Coordinators, sia per questioni emergenti sia per questioni che invece coinvolgono appunto le piattaforme più grandi. In questo caso le tematiche
della governance potrebbero ovviamente avere dei risvolti anche su una tematica che era stata particolarmente sottolineata, come appunto il tema degli algoritmi e il loro utilizzo non distorto, anche per rispetto dei diritti fondamentali. Bisognerà valutare poi ovviamente quello che sarà l'impatto legislativo sistematico del nuovo regolamento. Anche questo aspetto ritengo sia interessante, sia per quanto riguarda comunque le eventuali implicazioni sulla direttiva sui media audiovisivi, che comunque contemplava considerava ancora presente quell'esenzione per Kering e il General Monitoring Ban all'articolo 28 ter, e anche l'articolo 17 della direttiva 790 del 2019 che si occupa appunto di copyright, e faceva riferimento, entrambe le ultime due normative citate facevano riferimento appunto all'e-commerce directive. Io spero di essere stato abbastanza conciso e la ringrazio e le porgo la parola. Grazie al dottor Tuzzolino per questa informativa sintetica, ma anche molto chiara, e quindi senz'altro è una opportunità per noi di in progress acquisire gli elementi che riguardano i contenuti del regolamento. E chiederei a questo punto l'intervento delle istituzioni, perché mi sembra maturo il momento di sentire dal punto di vista italiano, di chi siede in Parlamento, come valuta questa strategia europea e le ricadute anche sul mercato italiano del web, che come sappiamo è un mercato evidentemente senza confini, strettamente intrecciato a multinazionali, ad aziende a partecipazione straniera, a una serie di attori importanti nell'ambito del commercio elettronico. E quindi ringrazio molto l'onorevole Luciano Nobili della Commissione Trasporti, Poste e appunto Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, e chiederei un suo intervento sul tema di cui stiamo discutendo. Eccoci, spero mi sentiate. Intanto grazie per questo appuntamento. Mi sentite? Benissimo. Sì, sì, sentiamo benissimo. Saluto anche il professor Sica che ci ha raggiunto, al quale a questo punto lascio il testimone. Continua tu, Alberto, magari mi riservo giusto una battuta io. Io chiedo scusa a tutti preliminarmente, ma davvero proprio ho mal svalutato i tempi. Avevamo un consiglio di dipartimento convocato sempre su Teams alle 13. Mi era sfuggito che all'ordine del giorno c'era la chiamata di un professore di prima fascia. E chi fa non questo? Vogliamo sapere com'è andata. È andata bene dal mio punto di vista, ma comunque non è questo quello che conta. È andata male. Stiamo registrando, Rino, attento. Scusami, eccomi qua. Prego. Sì, professore, intanto ripeto, grazie a lei, grazie a voi per l'invito, molto gradito, per il lavoro che l'Accademia ormai da qualche anno, ci siamo incrociati in alcuni appuntamenti parlamentari, svolge un lavoro importante, prezioso, che ci dà anche strumenti pieni di contenuto e dal punto di vista giuridico innanzitutto, ma più in generale sono momenti molto utili. E ringrazio anche la professoressa Poletti, perché è stato molto interessante, ho avuto modo di seguire, non potrò rimanere per tutto l'evento, ma la sua introduzione ariosa, come l'ha definita lei, professor Gambino, ci ha permesso di avere un quadro più complessivo e generale. E parliamo intanto di un settore, di un comparto dove ovviamente è necessario, del nostro dovere essere presenti, esserci, riformare lo Stato, riformare il mercato è un nostro dovere più che un nostro diritto, e però dobbiamo farlo con grande attenzione, perché parliamo appunto di un settore che è sempre più importante per la nostra economia ed è sempre più importante per le nostre vite. Lo abbiamo sperimentato in questi difficilissimi mesi del 2020, dove le piattaforme, le tecnologie digitali sono entrate ancora più di quanto non fossero prima
nelle nostre vite e stanno portando cambiamenti che in buona parte io credo, temo, poi ognuno ci mette l'aggettivo che preferisce, usa l'avverbio che preferisce, ma cambiamenti che rimarranno, nel senso che spesso la nostra retorica di queste settimane ci porta a dire chissà quando potremo tornare alla vita di prima. Ecco, io credo che soprattutto su questo fronte non si tratterà di tornare alla vita di prima, ma si tratterà invece, una volta finita la pandemia, di trovarci a fare i conti con dei cambiamenti che magari in astratto avrebbero richiesto un decennio e che la pandemia ha accelerato e in un anno ci ha portato a fare i conti con dei cambiamenti che sono già nelle nostre vite. Pensate, non c'è bisogno che spiego a voi cosa ha significato per tantissimi lavoratori e imprese avere a che fare con smart working, per tantissimi studenti e tantissime famiglie avere a che fare con la didattica a distanza, per tantissimi produttori di contenuti over the top, trasferire le produzioni, i contenuti da una fruizione cinematografica o di altro genere a una fruizione sempre più sulle piattaforme digitali e così via. Quindi, diciamo, è una trasformazione in atto, una trasformazione con cui stiamo facendo i compiti, i conti. In questo ambito si inserisce il lavoro e il Digital Service Act, che è in arrivo sostanzialmente e che, anzi, quindi quanto mai tempestivo questo appuntamento, perché ci troviamo proprio nelle ore, nei giorni decisivi da questo punto di vista, che arriva dopo la direttiva sul commercio elettronico del 2000, di cui avete ampiamente parlato, e che obiettivamente ha contribuito in maniera rilevante alla crescita dei servizi digitali europei, ma che probabilmente mostra, soprattutto in un settore dove i cambiamenti tecnologici sono all'ordine del giorno, di non essere più adatta o comunque mostra i suoi anni. Per cui la consultazione pubblica che c'è stata e ovviamente la direttiva che arriverà è uno strumento molto importante. Lo è ancora di più perché noi siamo alle prese con una responsabilità importante per la politica in Italia, che è quella delle scelte che riguarderanno il recovery fund e il recovery plan. Dentro quelle scelte, anche qui non devo spiegare a voi l'importanza, la strategicità del cluster che riguarda digitalizzazione e innovazione, che occuperà una quota rilevantissima delle risorse, dei diverse decine di miliardi dei fondi europei che non possono essere sprecati e che possono far fare ad un paese che ha avuto alterne vicende da questo punto di vista dei passi avanti. Anche qui noi siamo purtroppo un pochino indietro sul tema della banda ultralarga, siamo stati più invece pionieri e in testa alle vicende europee sul 5G, ma anche lì abbiamo purtroppo delle difficoltà. E però, diciamo, la nostra posizione politica innanzitutto è quella di dire che dobbiamo investire fino in fondo e dare tutto quello che è possibile nel termine di impegno e anche di respiro a un pezzo del futuro del nostro paese, dell'Europa. L'Italia sarà più forte in un'Europa più digitale, sarà più facile per la nostra economia, sarà più facile per i nostri produttori di contenuti essere presenti, essere solidi, essere forti in una transizione, in un nuovo ecosistema digitale. Ovviamente parliamo già di oltre 50 milioni di utenti, parliamo di alcuni squilibri che ci sono stati, sicuramente da regolare. Noi crediamo sostanzialmente in un equilibrio fruttuoso, in un connubio fra i due principi della libertà, che non può essere in nessun modo limitata perché è una componente fondamentale della rete e anche delle attività delle piattaforme, dall'altra nel principio della responsabilità, ancora meglio perché anche dopo la nuova regolazione della privacy invece c'è la possibilità di puntare, oltre che alla responsabilità, come si diceva, a un criterio di responsabilizzazione, e cioè a un ecosistema digitale che ha delle regole limitate, perché non possiamo
dare, offrire una giungla regolatoria a chi opera in questo settore, ma molto chiare e che inducano e spingano sull'autoregolamentazione. Quindi la nostra spinta deve essere a libertà e responsabilità, se possibile e quanto più possibile nell'accezione che si richiamava della responsabilizzazione. Ovviamente aspettiamo queste due serie di norme, queste due misure, quella sui servizi e quella più direttamente sul mercato. Diciamo che le cose che stanno a cuore, sulle quali siamo più impegnati negli ultimi mesi, sono ovviamente una tutela, anche qui secondo la logica della libertà e della responsabilità del diritto d'autore. C'è stata in questo senso un intervento recente anche del Parlamento europeo, importante da questo punto di vista, la responsabilità della costruzione di un equilibrio fruttuoso fra operatori commerciali e piattaforme, e infine, questo ci sta molto a cuore ed è stato parte del lavoro di questi mesi anche nella Commissione, un contrasto forte, questo per noi è molto importante e per questo è fondamentale il ruolo della responsabilizzazione, un contrasto forte alle fake news. Questo per noi è un tema cruciale perché ha investito persino lo sviluppo digitale del paese, perché noi, ve lo garantisco, abbiamo avuto a che fare anche in Parlamento con miei colleghi, nostri colleghi, che si sono posti seriamente il tema se la diffusione del 5G in Italia potesse contribuire allo sviluppo della pandemia. Non sono opinioni riscontrate in rete su qualche sito che diffonde bufale online, sono opinioni che con le mie orecchie ho ascoltato nell'aula del Parlamento. Ecco, quindi questo contrasto è fondamentale, perché intanto perché investe direttamente sullo sviluppo digitale del paese e in più perché è uno strumento che noi, con regole semplici, poche, chiare, dentro un ecosistema digitale dove deve prevalere la libertà degli operatori, anche perché i cambiamenti tecnologici sono così rapidi che rischiano di rendere obsolete attività regolatorie che noi possiamo sancire. Quindi mantenere la libertà del mondo online, rispettare l'evoluzione tecnologica che chiede e ci richiede una regolamentazione più legata a principi fondamentali, a punti chiari, che a singole misure di taglio, spinta forte su responsabilità e responsabilizzazione. Poi continuo a seguire i vostri lavori e sono a disposizione ovviamente dell'Accademia e vostra per qualsiasi eventuale approfondimento e anche per un lavoro che possiamo portare avanti con la Commissione. Grazie molto di questo intervento. E mi pare di cogliere un'idea che riguarda proprio il lavoro dei parlamentari, questa potremmo chiamarla semplificazione digitale, e cioè l'idea di creare un codice unico che riguardi il web, che invece ora si trova con normative che rispondono a logiche diverse, perché alcune sono dentro il mercato, il tema dell'ecosistema digitale, l'antitrust, la libera concorrenza, altre sono a livello invece di tutela dei diritti inviolabili della persona, si pensi al GDPR, ai dati sensibili, altri ancora a tutela dell'industria culturale, il diritto d'autore, adesso il tema della tutela con riferimento al consumatore, il commercio elettronico. Beh, sarebbe interessante se si riuscisse in questo impegno di architettura normativa, come scrivere un codice civile 2.0 all'interno del quale dividere per libri i vari contesti. Rino, che ne dici? Ti lascio intanto la presidenza tavola rotonda. Com'è l'invece che sta ancora nel consiglio Agicom, che oggi si sta protraendo, appena riesce ci raggiunge. Lascio la presidenza. Grazie ancora davvero a Luciano Nobili. Confidiamo che possa essere un interlocutore per la nostra Accademia e per tutti gli studiosi che vi sono raggruppati. Grazie ancora. Io chiedo scusa, la presidenza sarebbe stata già usurpata prima, a maggior ragione adesso con il ritardo di cui mi sono reso colpevole. Doppiamente colpevole perché ho perso la prima relazione, immagino splendida, senza ombra di dubbio, di Anora Poletti. Per parte mia io
come dire, vi sottopongo le idee che avrei voluto dire all'inizio a modo di brevissima introduzione. Io credo che questo convegno, che con l'intuizione che lo contraddistingue, Alberto Gambino e con lui gli AEC hanno voluto proporre, è veramente un convegno straordinario. Credo che però debba essere l'inizio di un percorso, perché in realtà inizia un percorso, cioè inizia una fase di riflessione fortissima collegata al tema della introduzione del Digital Service Act, perché il provvedimento che ormai siamo tutti curiosi di leggere, in corso di ormai di direi di emanazione, questo provvedimento è, non può che essere l'inizio di un percorso, perché ne chiude un altro. Io ho personalmente partecipato nei gruppi di lavoro propedeutici all'adozione della direttiva 2031, e in quei lavori io ricordo il dibattito fortissimo che c'era tra il modello codificato americano del Digital Millennium Copyright Act e invece le spinte diverse di tipo nazionale in ordine a una, alla materia chiave di questo argomento, perché poi, diciamoci la verità, è questo il vero tema, quello della responsabilità del prestatore di servizi, variamente definibile. E da questo punto di vista, io ricordo esattamente che la scelta europea, soprattutto direi, se mi permettete questa piccola memoria storica, a trazione tedesca prevalentemente, perché invece a livello di giurisprudenza nazionale si erano fatte strada due grandi posizioni, una francese e una paradossalmente inglese, ma paradossalmente convergenti, in ordine a un criterio di maggiore responsabilizzazione del provider. Io invece ricordo che prevalse questa, su spinta tedesca, questa opzione dell'allineamento al DMCA americano, con la fondamentale motivazione, da un lato, di non è sparito l'audio. Sì, anche l'immagine si è fermata. Reino Sica, ti abbiamo perso. Salvatore, vuoi uscire e provare a rientrare? Professore, a proposito delle infrastrutture digitali che ancora non sono all'altezza nel nostro... non è un'infrastruttura italiana questa. Rino Sica, non so se è ricomparso. Allora, a questo punto diamo avvio alla tavola rotonda, poi appena Rino rientra in webinar gli passo volentieri la parola. E diventa interessantissima oggi la tavola rotonda perché, peraltro ieri quando abbiamo fatto una piccola prova tecnica, ho colto davvero l'assoluta complementarietà dei quattro ospiti che abbiamo invitato, che rappresentano quattro segmenti del mercato in senso lato del web, che è la nostra vita quotidiana. E quindi chiederei a questo punto di intervenire, seguiamo il nostro ordine di locandina, e comincerei con Alberto Dal Sasso, presidente di Italia, managing director presso Nielsen. E stiamo dentro l'ambito a molti di noi caro del marketing, dell'advertising, che certamente è uno strumento, se vogliamo anche usare delle categorie alte, che fa cultura, non ha soltanto l'intento commerciale di promuovere prodotti e servizi.
Quindi a lei la parola, nel frattempo vedo che il professor Sica si sta riconnettendo, però direi di passare al suo intervento. A lei, grazie anche per la partecipazione. Grazie Presidente, grazie all'Accademia di avermi invitato. Evidentemente non sono un giurista, ma ha spiegato bene la ragione per cui credo mi abbiate invitato, quindi darò un punto di vista di chi si occupa della filiera, della catena del valore della comunicazione in ambito digitale, che è poi, diciamo, il punto di vista dell'associazione che rappresento, che è un'associazione internazionale di cui io mi onoro di presiedere il capitolo italiano. Bene, parliamo di Digital Services Act e pubblicità, quindi vi racconterò qualche numero, che poi è anche il mio, diciamo, il lavoro che faccio, è la mia professione, cioè muovermi all'interno dei numeri e dei dati. Mi piace ricordare come la dimensione della spesa pubblicitaria nel 2020 in Italia è di circa 8 miliardi di euro, e quindi che contribuiscono al PIL per lo 0,5%. Quindi è un'industria di per sé importante, che occupa milioni di persone, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta, che dal lato degli intermediari. Quindi sono diversi attori nella filiera che si occupano di comunicazione e di marketing, e quindi, come ha giustamente anche ricordato lei, fa anche cultura. Nel mondo questa industria sviluppa circa 600 miliardi di dollari, lo 0,7% del PIL mondiale, di cui il 25% passa per l'Europa. Quasi la metà di questi investimenti in Europa, ma anche negli Stati Uniti, riguardano l'economia costruita dall'offerta pubblicitaria digitale. Ed in Italia, in particolare, la quota del digitale sul mercato della pubblicità rappresenta il 41% del totale degli investimenti nel 2020. La stessa quota della raccolta pubblicitaria televisiva, anzi, quest'anno la supererà. Giusto per ricordare qualcosa che sia molto più noto nelle sue logiche. E ci permette un termine di confronto comune per definirne l'importanza. Ma il contributo stimato dalla pubblicità all'economia digitale è più ampio, perché nell'Unione Europea rappresenta ben 118 miliardi di euro, quindi parliamo di un'industria assolutamente rilevante. Mentre la stessa industria della, diciamo, comunicazione digitale fornisce più di 1 milione di posti di lavoro direttamente e oltre 6 milioni di posti di lavoro indirettamente nell'area della Unione Europea. Fondamentalmente l'economia dei contenuti in Europa, lo ricordo, dipende dalla pubblicità digitale, con la pubblicità che rappresenta oltre l'80% delle entrate digitali di giornali e di riviste europee, va sicuramente ricordato. Più in generale la pubblicità digitale avvantaggia le piccole e medie imprese europee, che si tratti di aziende che pubblicizzino i propri prodotti o di centinaia di migliaia di sviluppatori di applicazioni e di piattaforme online a livello europeo, ma soprattutto e anche, non va bene, è giusto ricordarlo, anche in Italia. Questi segmenti dell'economia saranno anche fondamentali per la ripresa dell'Europa dopo il Covid-19, questo sicuramente. L'accesso a quanti più strumenti digitali è possibile sarà la chiave del loro successo. È un'economia, quella digitale, anche nella pubblicità, relativamente giovane, questo è bene ricordarlo, ed entra nella scelta della comunicazione delle aziende a partire solo dalla fine del secolo scorso. Si è evoluta velocemente, di pari passo e grazie anche all'evoluzione della tecnologia e di conseguenza dei modelli di business, come si usa dire. Oggi, quando parliamo di pubblicità digitale, parliamo di video, parliamo di social, parliamo di search, la cosiddetta search, di pubblicità classificata, di display, per definirne le macro segmentazioni. Domani, o forse già questa sera, questa organizzazione probabilmente sarà già superata, perché l'evoluzione tecnologica è così forte che per il business è difficile riuscire a cogliere le evoluzioni in maniera così veloce. Mentre il pionierismo pubblicitario di internet, che possiamo, come dicevo prima, far risalire alla metà degli anni 90, può essere ricondotto
all'utilizzo dei noti, ma ormai desueti, noti quasi a tutti noi, banner, oggi possiamo dire che l'evoluzione della tecnologia ha portato sempre di più all'utilizzo di modalità di comunicazione differenti, e penso al search advertising, al mobile advertising e ad altre forme favorite dall'avvento degli smartphone e dei tablets, che ormai sono noti a tutti noi. Ma non dimentichiamo le idee innovative supportate dalla tecnologia stessa, che hanno portato nuovi modelli di fare business indotti nella filiera, e con questo intendo riferirmi in particolare all'avvento dei social network, dell'intelligenza artificiale e dell'internet delle cose, che oggi sono alla portata di ognuno di noi. Questo mercato, che è cresciuto in Italia, è bene ricordarlo, con un tasso medio annuo dal 2005 ad oggi del 26%, quindi negli ultimi 15 anni, è forse cresciuto in maniera scomposta, come spesso succede nelle rivoluzioni tecnologiche e non. È quindi necessario che la normativa ne tenga conto, eppur, ripeto, non essendo un giurista, mi pare sia emerso oggi e in altri convegni che si sono tenuti ultimamente, a cui sono stato anche invitato a parlare, si è emerso con dovizia di particolari. Secondo, mi piace citarlo, l'ultimo osservatorio sulle comunicazioni con focus sulla pubblicità digitale pubblicato dalla GCOM, non a caso, l'incidenza delle piattaforme sul totale del giro di affari pubblicitario digitale è stimato intorno all'80%. Ma questo non deve sorprendere, perché già nel 2005, sempre secondo questa ricerca di AGCOM, era già del 68%, quindi una crescita che è stata importante, ma era già rilevante nel 2005. Segno di una struttura che sin dall'inizio ha favorito questo tipo di evoluzione naturale, e non va dimenticato, ha trascinato nuove realtà imprenditoriali e ampliato le possibilità del cosiddetto, e ormai noto a tutti, cosiddetto brick and mortar, quindi mi scuserete l'anglicismo, oltre a fornire opportunità a pubblico e a consumatori, e soprattutto anche a piccole aziende che hanno beneficiato di queste possibilità nella crescita del loro business e quindi nella contribuzione al prodotto interno lordo. Va ricordato inoltre che il sistema di negoziazione degli spazi pubblicitari online è diventato sempre più complesso e caratterizzato da modelli automatici di compravendita che prevedono l'intermediazione e la reintermediazione di diverse tipologie di soggetti. Si configura pertanto una vera e propria filiera della pubblicità online, e questo non va dimenticato, che comprende anche, oltre ai canonici attori di cui abbiamo fatto menzione anche oggi, anche servizi tecnologici di tipo assolutamente differente, che non citerò per brevità. Ciò detto, ricordo e sottolineo quanto che mi ha colpito, quanto affermato dal professor Tommaso Frosini, costituzionalista che tutti conoscete, in un precedente webinar proprio su questo punto, che le piattaforme online, diceva il professore, sono un'opportunità per l'economia e tutto l'indotto e per la creazione di posti di lavoro, e sicuramente l'eccesso di legislazione comprime la libertà degli individui e dei consumatori, che è l'obiettivo di tutelare. Questo non mi piace ricordarlo, proprio perché non detto da una persona di business, ma da una persona, da uno studioso. L'ecosistema digitale deve essere regolamentato pensando all'evoluzione del digitale da tutti i punti di vista, secondo noi, commerciale, pubblicitario, tecnologico, e con un occhio alla buona crescita del settore della comunicazione in particolare. Quindi un fatto importante che l'Unione Europea abbia deciso di aprire una consultazione precedente alla nuova regolazione affidata al Digital Service Act di ormai 20 anni fa, quindi la direttiva 31 sul commercio elettronico, ma è altrettanto importante dal nostro punto di vista che vengano mantenuti i principi essenziali della norma citata, a nostro avviso, come il principio del paese d'origine, il principio della limitazione della responsabilità degli intermediari che ospitano contenuti terzi, come l'assenza di obbligo generale di sorveglianza che obbligherebbe tutti, anche le piccole piattaforme, questo non va dimenticato perché non sono solo i cosiddetti gatekeeper, le grandi piattaforme, ad investimenti non facilmente sopportabili proprio per le dimensioni. E a questo proposito ricordo ancora una volta la citazione di un'azienda italiana, Bending Spoon, che è cresciuta a livello internazionale proprio grazie alla possibilità del digitale,
che citava in un recente convegno che il budget, e questa cosa mi ha colpito parecchio, diceva che il budget di Facebook sulla sicurezza è probabilmente più grande dell'intero fatturato di LinkedIn. E quindi non parlo di una startup. Questo per sottolineare il fatto che ci siano realtà ben diverse e molto differenti all'interno della filiera che vanno tutte quante comunque tutelate. Concludo dicendo, e vi ringrazio ancora del tempo che mi avete lasciato, vorrei lasciare al legislatore come suo compito, il compito di trovare il giusto equilibrio tra necessità di consentire e favorire lo sviluppo del business digitale, come è successo fino adesso, proteggendo nel contempo, e non dimentichiamolo, gli utenti e promuovendo stabilità e trust, pensando oltre i confini dell'Unione, ricordiamolo, è importante, specie in un momento in cui gli equilibri politici mondiali stanno cambiando, anche dopo le recenti elezioni americane. È sicuramente un'occasione, dal nostro punto di vista, da non sprecare. Grazie. Grazie a lei per questo spaccato in un settore nevralgico. Devo dire che mi colpisce molto in questi ultimi 10 anni come comunicazione, pubblicità spesso vengono utilizzati come sinonimi, quando invece nel contesto giuridico noi abbiamo sempre fatto una grande distinzione fra l'informazione e la pubblicità. Di mezzo la comunicazione è un po' il mezzo, lo strumento attraverso cui si può comunicare informazione oppure si può comunicare anche messaggio pubblicitario. Invece in qualche modo associando la comunicazione alla pubblicità pare che ormai tutto possa rientrare nell'ambito di una informazione commerciale, ma forse nella rete ormai è soltanto questo. Non voglio essere un po' riduzionista, ma la mia impressione è che è sempre più difficile distinguere fra la libera informazione che rientra in un contesto di manifestazione del pensiero e invece la comunicazione appunto commerciale, perché lo vediamo, io ho 3 figli ormai più che adolescenti, c'è una autopromozione nell'online in quello che si fa e quell'autopromozione è talvolta anche una finalità di lucro, perché si costruisce la propria immagine, la propria reputazione, nasce come informazione, diventa pubblicità. Questo è un tema di sociologia, forse noi giuristi stiamo ad ascoltare, per cui la ringrazio moltissimo perché ha in qualche modo confermato quello che un po' tra di noi ci diciamo da tempo e anche le parole di Frosini lo confermano. Rivedo di nuovo il nostro presidente Sica, ti lascio la parola. Che non hai però la parola. Rino, credo che devi mettere l'audio. Ho detto, non mi pare una giornata propizia da questo punto di vista. Comunque non ci facciamo condizionare, io mi riservo di dire qualcosa alla fine della tavola rotonda che credo sia iniziata, giusto? E quindi il prossimo intervento, perché mi sono perso un pezzo, dovrebbe essere di Silvia Elia, Legal and Policy Advisor del consorzio Netcom, giusto? A cui do senz'altro la parola, grazie. Esatto, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io anche da parte del consorzio per l'invito a questo interessante dibattito. In qualità di rappresentanti dell'ecosistema del commercio digitale più che del commercio elettronico, volevo portare anch'io qualche spunto di riflessione che potrà essere utile, insomma, che dovrebbe guidarci un po' nell'analisi della nuova struttura, insomma, di regolamentazione che tra qualche tempo ci vedrà coinvolti direttamente. E in queste riflessioni volevo in particolare sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo bisogna secondo noi tenere conto del cambio di paradigma, quindi dell'evoluzione che abbiamo avuto nell'arco di questi 20 anni e nell'integrazione dei processi che sono stati appena citati anche in qualche modo da chi mi ha preceduto. E soprattutto, insomma, ragionare anche sui dati e sul ruolo che hanno nell'economia digitale
e delle nuove tecnologie. Quindi con un ragionamento che tenga conto in qualche modo delle implicazioni anche in termini di efficientamento dei processi produttivi, distributivi, dei servizi. E quindi diciamo a quali esigenze dovrà rispondere la normativa che tutti ci attendiamo, e quindi una normativa che e anticipo già insomma in qualche modo le conclusioni che andrò a sviluppare, una normativa che potrà supportare questo processo di cambiamento, questo processo di evoluzione del mercato unico digitale, tenendo comunque sempre ben saldi e ben fermi quelli che sono i principi basilari, ovvero la tutela del consumatore, la tutela degli utenti che si avvarranno, che si utilizza e che utilizzano i servizi della società dell'informazione. Andando per ordine, quindi facendo un passo indietro, andando a riprendere un po' quello che accennavo, il cambio di paradigma. Il commercio online, se vogliamo, è stato un po' quello che ha avuto quel ruolo in qualche modo di protagonista negli ultimi anni, ma che ha subito forse dei grandi cambiamenti, nel senso che è passato da un'attività di mera vendita, un'attività di vendita di prodotti, di servizi, rimanendo in qualche modo un po' come un comparto a sé, quindi come possiamo dire, delle parti di attività che potevano essere ben evidenziate. Le nuove tecnologie hanno completamente, diciamo, modificato questi processi, e oramai noi stiamo ragionando in termini di everywhere shopping, che deve essere inteso non solo come attività di acquisto, ma anche come esperienza di acquisto, come scambio, come utilizzi di servizi. E quindi uno dei passaggi fondamentali è anche proprio questo, dal prodotto al servizio. E in questo ragionamento dobbiamo tenere conto in particolare anche di quelle che sono e un po' il ruolo che il commercio digitale ha acquisito in questi ultimi anni. E per farlo volevo citarvi giusto qualche dato che abbiamo estrapolato in una recente ricerca che abbiamo condotto con lo studio Ambrosetti, con l'Ambrosetti House. In particolare si stima, e riprendo testualmente questi dati, che le vendite online comprendono ora circa 623.000 imprese solo in Italia, questi sono solo dati italiani, con un fatturato di 38 miliardi di euro nel 2019 e una stima di fatturato prevista per la fine dell'anno, che naturalmente dovrà trovare conferma, di circa 58 miliardi. Con un indotto di 154.000 lavoratori. Quindi questo ci fa capire come la rete del valore, la filiera del valore sia modificata. Quindi come noi dobbiamo ora ragionare per macro aggregati, quindi tenendo conto da un lato di tutti quelli che sono gli attori e che si occupano appunto di vendere online e fornire servizi. Quindi richiamando da questo punto di vista le piattaforme, così come anche tutte le società che sono in qualche modo integrate e coinvolte in questa attività, e quindi le diverse aziende, comprese anche quelle che offrono attività di le piattaforme pubblicitarie, ad esempio, e i servizi integrati di customer care. Dall'altra parte, l'altro macro aggregato di cui occorre sempre tenere conto e anche tutte le attività e tutti i servizi a supporto dell'e-commerce, e quindi parliamo di logistica, trasporti, di packaging, di settore dei pagamenti e infine dei servizi digitali. Perché cito queste categorie e questa filiera? Perché di fatto oramai stiamo andando sempre più verso l'abbattimento di quella differenza, di quella differenza che abbiamo avuto e che è stata un po' la protagonista negli ultimi anni, di vita online e vita offline. Adesso in realtà dobbiamo ragionare, come anche il Floridi ha citato più volte, nell'era siamo di fatto nell'on-life, quindi nell'everywhere shopping, nell'esperienza che davvero si integra in tutti questi processi. E quindi diciamo l'esigenza di dover rispondere e della difficoltà naturalmente di andare a regolamentare
questo nuovo scenario è ovviamente assolutamente complesso, e questo ci fa capire che appunto abbiamo bisogno di principi a cui fare riferimento, non potendo incasellare, come giustamente è stato rilevato nei precedenti interventi, in regole troppo rigide, perché queste davvero potrebbero rischiare di rappresentare un freno. Un altro elemento fondamentale di cui bisogna tenere conto, come citavo, sono le nuove tecnologie e i dati, e in particolare la prevalenza sempre più forte, sempre più netta che avremo dell'algoritmo. L'algoritmo sarà il protagonista dei prossimi anni, del futuro. E avete citato più volte, avete espresso insomma correttamente il riferimento al tema importante della responsabilità delle piattaforme, però attenzione, non dimentichiamo anche, non sottovalutiamo anche la responsabilità dell'algoritmo, che è un po' la sfida che ci attende, perché stiamo andando verso una capacità computazionale sempre più forte e verso, diciamo, delle prospettive sempre più imprevedibili, se vogliamo. Penso molto banalmente alle attività di machine learning, giusto per citarne alcune, che sono un po' quelle, diciamo, delle tecnologie molto molto sviluppate anche solo nel nostro ambito del commercio elettronico, ma sapete perfettamente che anche da un punto di vista industrial la robotica, insomma, sta facendo degli sviluppi incredibili, e queste sono quindi sono un po' queste le risposte a cui dobbiamo prestare molta attenzione. E il difficile ruolo del legislatore europeo e ovviamente di tutti coloro che dovranno applicare poi queste norme sarà proprio trovare quel bilanciamento degli equilibri tra lo sviluppo dell'economia digitale, quindi supportare l'evoluzione tecnologica, supportare l'evoluzione industriale, il progresso, ma dall'altra parte anche riuscire a garantire quel clima di trustability, quel clima di fiducia fondamentale per i consumatori, per gli utenti digitali. Questo è un tema molto importante, e le diverse applicazioni vanno ovviamente non solo sul grande tema del trattamento dei dati, più volte citato, quindi tutto ciò che afferisce appunto alla protezione e al fatto di dover garantire i diritti fondamentali della persona, ma anche dover in qualche modo riuscire a garantire e a creare anche a garantire, a tutelare l'utente anche proprio nella sua esperienza, no? di acquisto. Penso ad esempio anche sempre, diciamo, con un'ottica di mercato alle tematiche della responsabilità molto banalmente dei prodotti, quindi questo perché naturalmente in un mercato sempre più complesso, sempre più evoluto, è sempre più difficile riuscire a garantire quelli che sono gli attori di determinate attività. Pensiamo anche solo all'Internet of Things e ai profili di responsabilità da prodotto che si possono verificarsi, insomma, in presenza di diversi attori. E quindi, insomma, mi avvio un po' alla chiusura di questo breve commento, e cercando appunto di sottolineare come sia assolutamente appunto fondamentale riuscire a tradurre e garantire questi aspetti e questi elementi, questa integrazione. Da ultimo non dimentichiamo, e questo secondo me è un elemento molto importante che è stato messo benissimo in luce dalla professoressa all'inizio di questo dibattito, che comunque nel nostro, nel contesto europeo abbiamo già della normativa molto importante, della normativa che ci ha supportati in questi anni, e alcune di queste sono molto recenti, come ad esempio il regolamento 1150 del 2019, che ha disciplinato il rapporto tra piattaforme e imprese, e che ha sancito davvero diversi principi che ben si adattano, ma soprattutto ha esplicitato uno dei concetti che secondo noi, secondo me in particolare, dovrà guidare
guidare il prossimo futuro, ovvero la trasparenza. Noi dobbiamo aiutare gli utenti anche a comprendere le complessità di questo mercato, le complessità e le dinamiche, quindi con un linguaggio semplice, e questo lo possiamo fare solo se riusciamo, ripeto, a passare questi concetti di trasparenza, di informazione e di tutela. Adesso avremo quindi modo, insomma, di vedere quali saranno le implicazioni, auspicando appunto che venga seguito questo e tutelato, insomma, questi aspetti. Io vi ringrazio. Grazie per questo intervento, che a me sembra sia contrassegnato da alcune parole chiave, per quanto mi riguarda, a me molto care, cioè da un lato questo della disclosure, della trasparenza, cioè della chiarezza sullo strumento e sui contenuti che attraverso esso circolano. E grazie anche per aver evocato alcuni temi di scelta. Andata via di nuovo la voce? Credo Rino, che sei scomparso. Che sta succedendo oggi? È tornata. Allora, dicevo, grazie per questo intervento, perché ha menzionato alcune parole chiave dal mio punto di vista, come trasparenza, che è collegata a disclosure, e poi, pur indicando alcuni temi di settore, penso alla responsabilità d'algoritmo che veniva evocata, e che prefigurava già un'impostazione che tendeva a distinguere responsabilità della piattaforma e responsabilità dei singoli soggetti che implementano il contenuto, o del gestore dell'algoritmo ancora di più, secondo me indicava una prospettiva delicatissima e rilevante. Io ho l'impressione che l'eccessiva settorializzazione della materia, che è inevitabile perché siamo di fronte a un contesto a forte contenuto tecnologico differenziato, tuttavia non deve far smarrire i valori fondamentali che sono in ballo, e del resto lei stessi li ha evocati: i diritti fondamentali della persona, e cioè la necessità che qualunque sia lo strumento, già Alberto nel suo intervento, chiosando l'intervento precedente, faceva notare quanto sia difficile poi in concreto distinguere dove finisce per esempio un'attività semplicemente di informazione e dove inizia invece una di marketing, di commercio online. Forse il vero nodo è proprio questo, la difficile distinzione tra contenuti a scopo commerciale e contenuti invece a scopo di manifestazione del pensiero, di informazione. Secondo il programma adesso c'è Marzia Minozzi, responsabile normativa e regolamentazione di Asso Telecomunicazioni, per intenderci la divisione di Confindustria Digitale, a cui do con piacere la parola. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Io in realtà seguo anche le tematiche del digital single market per l'intera federazione di Confindustria Digitale, quindi diciamo il mio intervento ricalcherà anche molti dei contenuti che noi abbiamo esportato come risposta alla consultazione pubblica che ha preceduto l'elaborazione di questa proposta legislativa da parte della Commissione. Inizierei da calare la proposta di cui stiamo parlando oggi in un contesto, nel suo contesto, diciamo, no? Il perché stiamo parlando di questa proposta, molto è già stato detto. Richiamerei rispetto al suo ruolo, diciamo così, di evoluzione rispetto a quella che chiamavamo direttiva framework, no? La direttiva quadro sul commercio elettronico. Perché mi sembra importante richiamare questo concetto di framework, che non è invece esplicitamente richiamato questa volta, perché la direttiva si colloca nella strategia ancora, no, del mercato unico digitale, la proposta di regolamento, ma in realtà è poi quel concetto che viene in effetti tradotto, a mio avviso, in quelli che sono gli elementi proprio contenutistici della proposta di regolamento, ed è anche l'elemento che consente di coniugare una regolazione, una disciplina più stringente, diciamo così, sicuramente più articolata e più aggiornata rispetto a quelle che sono le esigenze attuali, con lo scenario tecnologico che è invece caratterizzato dall'estrema, no, velocità, innovazione, sia nei servizi che nelle modalità di produzione di questi servizi e anche nei modelli di business che poi ne consentono l'offerta al pubblico essenzialmente. Quindi richiamare un po' questo concetto di framework, perché è quello che ci consente di bilanciare
il fatto di produrre delle regole con evitare un blocco alla spinta innovativa che caratterizza questi settori. Alcuni aspetti, diciamo, fondamentali, secondo me, sono proprio negli obiettivi che ci dobbiamo dare nella definizione, che tutta l'Europa quindi si deve dare nella definizione di queste nuove regole, che sono quelli del salvaguardare il principio di legalità. È già stato detto, quello che è legale offline deve essere legale online, e quello che è illecito offline è illecito anche online. Questo è un principio che, come Confindustria Digitale, abbiamo sempre portato avanti un po' in tutti gli ambiti, no? Perché poi oggi stiamo parlando della regolamentazione dei servizi, ma il digitale solleva anche questioni causate proprio dal fatto che siamo di fronte sempre a modalità nuove, anche di fare cose, diciamo così, vecchie, anche in ambito, per esempio, fiscale piuttosto che di sicurezza. Ma alcuni, diciamo, elementi faro devono essere questo della legalità, un corretto bilanciamento anche dei diritti fondamentali, perché è stato citato il tema della valutazione del contenuto, no? tra diciamo così, espressione del diritto di espressione piuttosto che invece contenuti commerciali, ma abbiamo spesso anche una tensione fra, appunto, il diritto di informazione e poi invece i diritti di esclusiva sui contenuti. Quindi sicuramente c'è anche questo tema di un corretto bilanciamento che rende, diciamo così, complicata, no? Qualsiasi decisione venga presa in questo ambiente, perché poi non parliamo di un ambiente semplice, ma parliamo di un ecosistema, quindi costituito da tanti ruoli diversi che a volte, soprattutto all'inizio della riflessione su quali regole adottare per l'ambiente digitale, a volte si è teso un po' a fare di tutto un'erba un fascio, per cui operatori di telecomunicazioni, fornitori di servizi digitali, fornitori di hosting, sembrava un po' tutta un'unica categoria, no? Invece, strada facendo, dal 2000 a oggi abbiamo accumulato molta esperienza, si sono sviluppate molte iniziative anche, appunto, sul mercato, abbiamo capito che in realtà di ruoli e anche proprio di specifiche tecnicalità con cui questi ruoli vengono svolti ce ne sono molteplici. È proprio questa molteplicità che caratterizza poi, anche se vogliamo, il contributo che può dare Confindustria Digitale, perché Confindustria Digitale, essendo in qualche modo esponenziale di tutta la filiera del digitale, ha al proprio interno tanto gli operatori di telecomunicazioni che i cosiddetti giganti della rete, ma insomma tutto poi il mondo anche dell'informatica, quindi siamo, diciamo, molto attenti a declinare questi diversi ruoli e questi diversi profili soggettivi e a coniugarli poi con quelle che possono essere proposte di regolamentazione, di norme che siano coerenti, nel senso di basate sui fatti, ma anche ragionevoli, proporzionate e coerenti proprio con una fattibilità tecnica di quello che poi può essere il requisito normativo. Il contributo, dicevo, che noi abbiamo portato in fase di consultazione alla Commissione, proprio nella fase preliminare, diciamo, di definizione della proposta che poi presentano praticamente in diretta ora, perché la conferenza stampa era alle ore 15, si articolava soprattutto su alcuni concetti chiave che venivano chiaramente articolati in base a quello che era la proposta del documento di consultazione, e questi erano il discorso della sicurezza dell'utente, le tutele per i consumatori, quello centrale evidentemente della responsabilità, alcuni principi fondamentali da tenere comunque presenti anche, a nostro avviso, anche quando si parla di gatekeeper, perché anche, diciamo, il ruolo del gatekeeper nell'ambiente digitale poi storicamente sappiamo che è esposto, no, a cicli, e poi degli elementi di governance che sono anche ripresi nella proposta stessa di regolamento, perché appunto il regolamento, dicevo, secondo me richiama, anche senza dirlo esplicitamente, in realtà si richiama molto a un concetto di quadro normativo. Un quadro normativo perché questa proposta di regolamento, in termini di impostazione, ha molti elementi che diciamo così, superano il tema specificatamente del contenuto del servizio, a mio giudizio correttamente, ma danno proprio un quadro complessivo a cui poi tutti i fornitori si devono attenere, ma questo quadro viene graduato, articolato in modo proporzionale rispetto poi ad alcune caratteristiche di questi servizi e quindi del fornitore che
che il servizio sviluppa. E quali sono queste caratteristiche che secondo me appunto meritano, diciamo così, un commento positivo? Innanzitutto il fatto di aver scelto proprio la forma del regolamento, perché richiamandomi a quello che dicevo all'inizio, uno degli obiettivi è quello della promozione di un mercato unico europeo digitale. E per esempio questo è un elemento che noi in passato abbiamo criticato rispetto alla direttiva copyright, che chiaramente aveva dei profili, insomma, anche no, di interazione appunto con tutta la disciplina sul diritto d'autore, che è molto più nazionale di quanto non siano le discipline su banalmente le telecomunicazioni o appunto, diciamo così, l'informatica, per dirla in maniera sintetica. Però quella sicuramente si presta ad un'attuazione che in realtà le barriere tra i mercati nazionali non va tanto, diciamo, no, ad abbatterle, perché proprio il fatto stesso di essere una direttiva e di lasciare molti margini su un'applicazione anche rispetto a elementi centrali dell'impianto normativo fa sì che alla fine, dal punto di vista di utilizzare quello come strumento per il raggiungimento di un obiettivo finale di creazione di un mercato unico europeo senza barriere, forse, diciamo, quel tipo di obiettivo può essere un po', insomma, passa un po' in secondo piano. In questo caso l'adozione di una proposta di regolamento garantisce invece il fatto che lo schema normativo sia lo stesso in tutti i paesi europei, e quindi da questo punto di vista, in termini di obiettivo di mercato unico, sicuramente è positivo, così come è positivo il fatto che venga prevista anche, diciamo così, una governance anche lì articolata a livello comunitario, perché c'è il coordinator, no? Il Digital Service Coordinator, che viene previsto in ciascun paese, almeno stando alle bozze che sono circolate veramente all'ultimo minuto ieri sera. C'è questa figura del coordinator che poi viene raccolta paese per paese in un board, e quindi ci sarà sin da subito un'applicazione verosimilmente armonizzata. Il principio del paese d'origine è sicuramente, il mantenimento del principio del paese d'origine è sicuramente dal nostro punto di vista un buon punto di partenza. E importante, un elemento importante che appunto, stando a questa bozza che circolava, dovrebbe essere garantito, diciamo così, con più modalità, è il riferimento alle policies aziendali che le piattaforme e comunque i fornitori di servizi digitali si danno, possono implementare nell'ambito della loro attività, e laddove queste policies si dotano anche di strumenti che sono finalizzati proprio alla tutela, alla sicurezza, questi rivestono un ruolo, perché consentono poi effettivamente di mantenere, no, almeno entro certi ambiti, quelle esenzioni di responsabilità da cui partiamo in un certo senso, cioè da cui partivamo con la direttiva framework. Quindi il riconoscimento del valore di una sorta di assunzione spontanea di responsabilità è importante, è uno degli elementi che noi avevamo portato in consultazione, è un elemento che assolutamente va nella direzione anche del commento che faceva prima il professor Gambino di una trasformazione, no, da responsabilità a responsabilizzazione, che probabilmente è proprio la strada che ci aiuterà, diciamo così, come sistema ad individuare quel corretto equilibrio che poi è articolato per ciascun servizio e per i diversi ruoli dei fornitori, un corretto equilibrio tra l'asserita assenza di regole e diciamo quella estrema presenza di regole che è costituita, se vogliamo, dal massimo della responsabilità editoriale, no? Che pure a volte è stato richiesto che alcuni almeno di questi servizi venissero ricompresi in toto in un concetto di responsabilità editoriale, che invece, a mio giudizio, entrando poi nel merito proprio di che cosa questi servizi fanno e di quali sono i soggetti coinvolti, era decisamente un tipo di responsabilità sproporzionata in senso di troppo grande da attribuire ad alcuni di questi servizi. Quindi l'elemento anche appunto positivo su cui chiaramente la valutazione rimane in realtà ancora sospesa, perché poi dobbiamo leggere nel merito innanzitutto qual è veramente il testo finale che viene proposto al Parlamento e al Consiglio europeo, perché ancora non abbiamo certezza, ma anche proprio nel merito poi dell'articolazione di quelli che vengono individuati come obblighi, no? Perché a seconda della tipologia di servizio, di piattaforma che viene individuato, c'è, diciamo così, una graduazione crescente di obblighi, con un orientamento sicuramente forte verso la trasparenza, che è evidentemente
una strada utile per tutti, penso, perché comunque la trasparenza è il primo modo per garantire anche il consumatore, gli utilizzatori dei servizi, lasciandoli nella consapevolezza dell'utilizzo e quindi senza, diciamo così, approcci paternalistici che si sostituiscono poi alla valutazione che il consumatore o l'utilizzatore del servizio può fare. Però appunto ci sono poi, c'è una graduazione di obblighi che arriva anche a richiedere attività molto pervasive, perché c'è un tema anche di obblighi sull'organizzazione interna, in termini di, diciamo così, risposta alle richieste di quegli utilizzatori che si vedessero interrompere determinati servizi, di risposta rispetto alle segnalazioni di quelli che sono i presunti illeciti o comunque utilizzi indesiderabili della rete. Quindi sicuramente c'è una graduazione di responsabilizzazioni che arriva ad essere anche molto, cioè può essere anche molto onerosa. Quindi da questo punto di vista sicuramente è necessaria una lettura, intanto una lettura completa di quello che sarà il testo definitivo e quindi poi una valutazione complessiva. Però a questo stadio ancora di conoscenza mi sembra di poter dire che intanto la proposta risponde ad un'esigenza storica, la chiamerei così, di aggiornamento, di adeguamento del quadro normativo a quello che è maturato, quello che è oggi l'ambiente digitale. Un aggiornamento che è un aggiornamento evolutivo, questo è importante, di quello che era il quadro precedente. Dico è importante perché in fondo tutte le cose che abbiamo sentito, lo sviluppo del mercato pubblicitario online, lo sviluppo del mercato del commercio online, tutto quello che abbiamo sperimentato in questi mesi di pandemia con le attività trasferite online in maniera veloce da un punto di vista culturale, ma tutto sommato con delle infrastrutture che erano abbastanza pronte, perché in fin dei conti è stato abbastanza semplice per tutti, no? Portare attività sull'online. E tutto questo è stato possibile, si è sviluppato in maniera autonoma, magari disordinata, quanto volete, però si è sviluppato in un modo alla fine soddisfacente per le esigenze degli utilizzatori, sulla base del framework precedente. Quindi era importante che fosse un approccio evolutivo e non semplicemente, diciamo così, punitivo verso i giganti del web, che pure a volte, no, viene un po' presentata questa iniziativa della Commissione come la risposta europea ai giganti del web. Potrà anche essere la risposta europea ai giganti del web, l'importante è che l'obiettivo venga sempre mantenuto centrato sul fatto di mantenere gli ambiti di possibilità di sviluppo dell'innovazione anche per i soggetti europei, che altrimenti, diciamo, sappiamo che di soggetti rilevanti europei ce ne sono pochi, ma se creiamo un sistema di regole che è sbilanciato ce ne saranno sempre di meno. E chiaramente, dicevo, in questi 20 anni la crescita è stata magari confusa, magari disordinata, e quindi da molte parti, direi quasi da tutte, anche all'interno stessa della filiera del digitale si denuncia, no, uno squilibrio, diciamo così, economico. Quindi queste regole secondo me rispondono a un'esigenza storica, perché vanno nella direzione di quantomeno cercare in maniera equilibrata, ragionevole e graduale di trovare una strada, diciamo, di crescita equilibrata. Ma è importante appunto che ci sia un equilibrio anche rispetto, diciamo così, a quegli elementi di libertà, di innovazione, di possibilità di sviluppo di nuovi servizi e modelli di business che sono stati anche questi già citati, insomma, in alcuni interventi precedenti. E, insomma, questo mi sembra un primo così contributo di quadro che possiamo portare a questo dibattito. Grazie davvero per questo intervento, che fra l'altro mi conferma nell'idea, caro Alberto, che questo non può che essere il primo incontro di una serie di momenti di riflessione sull'argomento, perché per esempio lei giustamente citava l'opportunità della scelta legislativa del regolamento e non della direttiva, però per altro verso e lo citava come, come dire, spinta all'uniformità garantita tra tutti gli ordinamenti europei. Se ci fosse tempo mi verrebbe da chiedere, dal suo angolo visuale che ovviamente privilegiato come Confindustria Digitale, se siete soddisfatti di questa impostazione rispetto, perché con il regolamento si risolve il problema della concorrenza interna tra ordinamenti,
Mi verrebbe da chiederle se siete soddisfatti del livello raggiunto in ordine alla concorrenzialità fuori dall'Europa, fuori dal contesto europeo, cioè se quelle questioni che venivano, che ho citato prima che la rete mi levasse la parola precedentemente, 20 anni fa con la direttiva 2031, e cioè compatibilità tra Digital Millennium Copyright Act e direttiva 2031, oggi trovano soluzione, e cioè possiamo aspirare ad avere anche dei competitor forti a livello europeo, ma insomma credo che sarà necessario un ulteriore approfondimento perché i tempi, giusto Alberto, non ci consentono oggi di... Però magari se lei se lo segna come prossimo appuntamento con AIC, ti pare Alberto? Volentieri, diciamo che il di solito è che il digitale è globale, quindi insomma una coerenza aiuta, però sicuramente è un argomento che poi ha tante sfaccettature, riprende anche tanti altri argomenti, insomma se allarghiamo sul mappamondo troppe cose ci sono da dire. Bene. Grazie davvero e con vivo piacere do la parola ad Andrea Stazzi che oggi qui interviene come Senior Manager dell'area regolamentare e normativa di Google Italia, Grecia e Malta e tra i maggiori esperti a livello internazionale di questo, su questo argomento. Quindi sentiamo per oggi l'angolo visuale del responsabile diciamo normativo di uno dei giganti. Ecco. Grazie professor Sica e ringrazio il professor Gambino e l'Accademia del Codice di Internet per questa occasione e in particolare per questo dibattito così insomma con punti di vista di diversa provenienza, con grandi esperti dell'Accademia insieme a politici chiara visione come Luciano Nobili, insieme poi al mercato, al mondo che quotidianamente vive le opportunità e le difficoltà dell'online, quindi degli scambi in rete, della pubblicità e quant'altro. Abbiamo ascoltato degli interventi molto interessanti. Vorrei innanzitutto unirmi al richiamo e alla sottolineatura del quadro normativo complesso in cui si inserisce questa e anche recentemente innovato in cui si inserisce questa proposta della Commissione che dovrebbe essere in corso di presentazione perché appunto negli ultimi anni abbiamo visto, è stato citato ad esempio il GDPR, piuttosto la direttiva, il regolamento Platform to Business di cui aspettiamo l'implementazione e che prevede tutta una serie di tutele sia rispetto alla pubblicità sia rispetto alla trasparenza che una volta implementate possono rispondere ad alcune delle esigenze di principio che mi pare tutti condividano. Abbiamo ascoltato dall'istituzione, abbiamo ascoltato dagli esperti, iniziare dalla relazione della professoressa Poletti, e penso che lo condividano anche le imprese, perché alla fine il bene principale per le imprese, mentre per noi per in generale, insomma, penso che le persone siano al centro, ma lo sono, credo, anche per le imprese nell'ottica della fiducia, del rapporto di fiducia che si instaura con i cosiddetti utenti, insomma, con le persone che utilizzano i servizi. Durante questa pandemia stiamo, come ricordava Marzia, sperimentando giorno per giorno quanto la tecnologia ci stia salvando nelle relazioni sociali, nelle relazioni economiche, da un mondo che altrimenti sarebbe stato di chiusura monastica se fosse avvenuta in altri tempi o peggio, insomma, fossimo stati costretti in certe fasi a non avere chiusura, lockdown, eccetera, chissà le conseguenze di tutto ciò. Per non parlare del fatto che la rapidità del vaccino viene da anni di studi e di progressi nel campo delle biotecnologie che ci hanno portato a una rapidità senza precedenti. Però senza divagare, quindi punto primo, ciò che arriverà dalla Commissione, non voglio commentare sul testo, sui leak, sulle versioni in qualche modo uscite nelle ultime ore o settimane, ma vorrei semplicemente evidenziare primo che il digitale è stato oltre che a leva dell'economia di internet, ma è quello che ci ha cambiato la vita e che, di cui ci stiamo avvalendo appunto per rimanere connessi e rimanere legati sia alle persone, agli affetti,
E per continuare a lavorare innanzitutto anche sul piano pratico, quindi il cosiddetto smart working, che non penso sia destinato a finire con la fine della pandemia, che spero arrivi presto, penso che ne abbiamo segnali da oltreoceano, ma insomma ci sono anche interessanti libri usciti recentemente che cominciano a pensare al dopo, a come il mondo del lavoro sarà rivoluzionato in un modo o nell'altro. Io non penso che ciò che ci aspetta sarà quello che avevamo prima, con la stessa quantità di viaggi, la stessa quantità di lavoro stanziale negli uffici. Penso che tutte le aziende, le istituzioni trarranno così insegnamenti da questa pandemia, e le persone stesse probabilmente sono entrate in uno scenario che, appunto, diceva Luciano Nobile, avrebbe richiesto magari 10 anni, invece ci troviamo catapultati da un anno all'altro, e che porterà tutti noi a doverci adeguare. Chi si adegua meglio, come sempre, come in tutte le rivoluzioni, in digitale, rivoluzione industriale, andando indietro nel tempo, e poi chi ne trae i maggiori benefici. Quello che vorrei portare in questo dibattito in pochissimi minuti è: punto primo, il Digital Service Act dovrebbe aiutare in uno scenario di profonda crisi, perché le immagini anche di persona andando a spasso per Roma, ahimè, in questi giorni vediamo, è uno scenario di crisi economica profonda a livello europeo. Si stanno facendo passi avanti, finalmente pare siamo arrivati all'approvazione del piano e degli aiuti, e quindi il Digital Service Act spero e speriamo sia un'opportunità per spingere veramente l'innovazione e la competitività dell'Europa e aiutarla in questo recupero. Se deve essere la risposta dell'Europa agli Stati Uniti o all'Asia, alla Cina in particolare, dovrebbe essere una risposta che aiuta le imprese tutte a cogliere le opportunità. Ho ascoltato prima che quando si parla di piattaforme, che sono un potenziale destinatario di una parte di questo pacchetto Digital Service Act, Digital Market Act, si parla di piattaforme in generale, salvo poi differenziare piattaforme particolarmente grandi, ma comunque, come non potrebbe non essere, tutta una serie di obblighi in generale, è difficile non dettarli per tutte le piattaforme, perché, come dire, già è complesso anticipare ex ante tutta una serie di interventi che di solito vengono a valle di un'analisi di mercato. Per cui se si dettano una serie di previsioni in generale su trasparenza e rapporti con gli altri contraenti, gli altri soggetti con cui ci si interrelaziona nel mercato online, è naturale che questo avvenga per i diversi soggetti. Al di là del fatto di misurare la grandezza col numero degli utenti, che è un'altra questione complessa, che non necessariamente porta al potere di mercato, come basti pensare a delle piattaforme che fino a tempo fa avevano una quantità enorme di utenti, a fronte invece di non aver ancora probabilmente colto le piene opportunità anche di business che questo poteva portare loro. Senza entrare in questo, quello che voglio dire è che le regole per le piattaforme toccano le piattaforme in generale, o le piattaforme, quelle che vogliono diventare o stanno diventando piattaforme di successo. Se l'idea è dettare regole che siano la risposta dell'Europa al successo, allo sviluppo delle piattaforme americane, asiatiche, eccetera, l'Europa penso debba permettere di svilupparsi a queste piattaforme. Quindi, posta la questione che mi pare tutti siano d'accordo sul discorso della trasparenza, sul discorso di regolare la responsabilità in un modo che non può essere quello di 20 anni fa, evidentemente, dall'altra parte occorre stare attenti a non dettare regole che poi colpiscano le piattaforme, quelle che stanno diventando piattaforme di successo, o le piattaforme medie, le piattaforme europee, poche che abbiamo ascoltato, che stanno crescendo e che non si trovino di fronte a oneri insostenibili. Non tocco in questa sede il discorso sui diritti fondamentali, perché francamente
abbiamo fior di grandissimi giuristi, in cui certo non devo ricordare io, insomma, l'abbiamo già ascoltato, insomma, anche in modo piuttosto chiaro, come tutti questi interventi tocchino e rischino di compromettere in qualche modo se fossero in maniera, diciamo, a gamba tesa, rischiano di compromettere dei diritti fondamentali l'uno piuttosto che l'altro. Mi limito a ricordare come la Commissione negli ultimi anni invece abbia, penso al regolamento protezione dati non personali, a platform to business e così via, sempre avuto grande attenzione proprio in questo bilanciamento dei diritti fondamentali e degli interessi in gioco. Quindi la speranza è proprio che si eviti questo disincentivo. Questo intanto mettere in discussione il framework, appunto, di cui parlava Marzio, quindi il quadro normativo generale, perché altrimenti verrebbe giù il sistema che ha permesso l'economia digitale, con l'Europa che, insomma, speriamo ne tragga massimo vantaggio ancor più per questa ripresa, di fiorire in modo che possa continuare a farlo. Tutto l'ecosistema delle start-up, scale-up, eccetera, che stiamo pian piano costruendo, deve trovare il modo di crescere. Rischiano di essere assorbite, acquistate, oggetto di fusione e acquisizioni da parte delle grandi imprese? Non lo so, ma siamo in un mondo, volente o nolente, che è globale, in cui c'è un fenomeno ormai evidente di cosiddetta competition tra aziende multinazionali, aziende locali. L'abbiamo visto anche da ultimo in tema di vaccino contro il Covid, e quindi è un mondo in cui fondamentale, anche come ricordava il professor Sica, garantire dei principi come appunto la trasparenza, la correttezza nei rapporti contrattuali con le controparti, le dinamiche di un mercato centrale come quello pubblicitario, che ha fornito storicamente il motore, le risorse per lo sviluppo dell'economia digitale, e lo stesso vale per i dati, evidentemente. Però non ci dimentichiamo che queste dinamiche di competition sono naturali, e peraltro sono uno dei motivi per cui gli investitori mettono capitali nelle startup, evidentemente, essendo molto concreti. Dall'altra, che certe categorie, tornando al discorso sulle categorie che faceva il professor Gambino, vanno tenute ben chiare. Penso alle essential facility. Se si vanno a regolamentare i dati, un conto è, come ha fatto la Commissione nei suoi due interventi, andare ad avere ben chiaro i dati personali, i dati non personali e così via. Un altro è pensare che i dati possano essere interpretati come un'essential facility che va condivisa con i terzi, quando sono naturalmente non rivali, non escludibili. Quello che può essere un problema può essere portarli da un operatore all'altro, e allora lì vanno incentivate le esperienze. Penso al Data Transfer Project, per dirne una, che cercano di rendere più facile questi passaggi. Però ecco, è importante distinguere le realtà come quella dell'advertising, come quella dei dati, da categorie, da mondi che erano quelli delle infrastrutture essenziali che avevamo negli anni 90, che sono ampiamente superati. Quindi attenzione alle barriere regolatorie alla crescita, perché rischiamo, insomma, di intervenire su un'economia europea che già ha sofferto la pandemia. Non parlo dell'opportunità di riprendere le relazioni transatlantiche, perché è talmente ovvia, insomma, che mi sembra neanche meriti una citazione in questo contesto. L'altra cosa è le conseguenze inattese di regole che vadano idealmente nelle intenzioni a colpire le grandi piattaforme. In realtà, anche lì, regole che nelle intenzioni vanno a colpire le grandi piattaforme, poi quando ci si trova di fronte allo scriverle, vediamo come verranno appunto introdotte nel testo, ma rischiano poi, in base alle definizioni che si adotta, di andare a colpire il concetto di piattaforma, piuttosto che determinati soggetti che risultino, per tutta una serie di parametri, avere una posizione di un certo tipo sul mercato. E, insomma, così dovrebbe essere, se non vale il discorso delle infrastrutture essenziali e così via, in qualche modo avere dei comportamenti scorretti o abusivi. E allora
non penso che le piattaforme di per sé siano un problema, anzi, le piattaforme di per sé sono un'opportunità per le piccole e medie imprese per entrare su internet. Poi va controllata la relazione che si ha tra queste e le piattaforme, e che questa si sviluppi in maniera corretta, trasparente e così via, ma senza le piattaforme, senza il cloud, senza l'opportunità di pubblicità online, senza la pubblicità di vendere i propri prodotti in rete, quello che stiamo vedendo in questi mesi non succederebbe, e quindi saremmo tutti a casa, i negozi chiusi, e tutti noi chiusi in casa. Non credo sia questo ciò che nessuno vuole, sicuramente, insomma, da questo provvedimento, e penso che queste occasioni di dialogo e di riflessione siano particolarmente preziose proprio per questo, per unire un po' appunto il mondo diciamo di tutti i giorni, delle dinamiche commerciali, del mercato, a ragionamenti più alti, ragionamenti degli esperti, dell'accademia, delle istituzioni, che possano coglierne gli spunti per ricondurre appunto quella che è una dinamica di un mercato globale che a volte è difficilmente controllabile, gestibile da parte delle istituzioni stesse, a la tutela di diritti fondamentali, che per l'Europa è un baluardo a livello globale, con però un momento storico in cui l'Europa non può permettersi di perdere il treno, non può permettersi di perdere l'occasione di riconquistare una relazione positiva con gli Stati Uniti e sfruttare quelle piattaforme di cui tanto si parla per far crescere le nostre imprese europee, perché in un mondo globale dall'altra parte abbiamo, diciamo, tutta una serie di imprese che altrettanto stanno proliferando, penso allo scenario asiatico, e in cui l'Europa rischia di trovarsi schiacciata, che in un momento di crisi economica post pandemia potrebbe essere davvero perdere l'opportunità decisiva per uscirne e superare, insomma, quello che stiamo vivendo in questo periodo. Grazie a tutti. Grazie Andrea Stasi, ho molto apprezzato l'equilibrio di approccio in questo intervento, che credo che sia proprio anche la cifra per la lettura di questo regolamento in corso di promulgazione, perché davvero una questione di balance costante e ininterrotto, ma mi sembra che rispetto al passato questo regolamento fornisca una serie di strumenti aggiuntivi per assicurare l'equilibrio tra gli interessi in gioco. Grazie ancora Andrea. E non so se ci sono interventi, qualcuno, prima di dare la parola per le conclusioni al professor Gambino, qualche richiesta di intervento? Vedo una mano alzata, ma forse Stefano Crisci, vedo una mano alzata. Microfono. Non sentiamo, almeno io. No, non si sente. Ecco, perfetto. No. Continua a non sentirsi. Adesso forse sì, provi. Ahimè no. Mentre questo intervento tecnicamente prova a riorganizzarsi, ci sono altre richieste di intervento? Beh, diamo ancora una chance. Allora, magari mentre Stefano Crisci scrive il suo intervento, proverei a fare io una piccola osservazione, e cioè che mi sembra che lo scenario sia non dissimile da quello del 2000. Sentivo anche con attenzione tutti gli interventi, in particolar modo l'ultimo di Andrea Stasi. Non è molto dissimile dalla direttiva 2031 e dalle premesse che l'avevano accompagnato, cioè il dilemma è sempre quello: espansione della società e della comunicazione, necessità di garantire
l'utilizzo, l'accesso libero alle start-up in particolar modo, assicurare competizione da questo lato e dall'altro dell'Atlantico, anche se ormai c'è l'ampiamente terzo incomodo naturalmente dell'economia cinese. Qual è la differenza fondamentale dal mio punto di vista? Che per alcuni versi mi mette anche più tranquillo. La novità è costituita dal recupero di terreno del diritto e della sua primazia in un certo senso. Tant'è che io, che sono stato sempre molto preoccupato di una deriva verso l'irresponsabilità dei prestatori di servizi, invece mi sento di sposare la tesi che ho sentito per eco, perché non ho potuto ascoltarlo direttamente, la tesi che Alberto Gambino aveva proposto, dalla responsabilità alla responsabilizzazione, con un diritto più forte che ha recuperato il suo terreno, soprattutto con la rinuncia definitiva all'idea che internet sia, come 20 anni fa sembrava emergere, anche qualcuno più di recente, una sorta di zona franca, e chiunque si opponesse all'idea dell'imposizione, della individuazione di regole anche condivise, era ritenuto una sorta di neoluddista. Mi sembra che invece, tramontata definitivamente quest'idea, a questo punto, col diritto più forte, è possibile anche percorrere vie nuove, come quella dell'autoresponsabilità, dell'accountability, insomma, a rivolgersi alla capacità collaborativa e di compliance dei grandi operatori della rete e anche dei piccoli operatori della rete. Poi è chiaro che il tema va decifrato settore per settore. Lo stesso Andrea Stardi richiamava il punto delicato del rapporto tra fruitore della piattaforma e piattaforma stessa. E con queste nuove premesse, però, io credo che ci voglia maggiore ottimismo. E io stesso, che avevo a volte evocato uno scenario cupo, incomincio invece a maturare l'idea che stiamo finalmente recuperando una praticabilità corretta, e vorrei dire soprattutto valoriale e di bilanciamento di valori della rete. Sto attendendo ancora di poter leggere, stiamo attendendo di poter leggere in chat le riflessioni di Stefano Crisci. Non so come sono i tempi, il nostro padrone di casa, nonché presidente di AEC, vorrà dirci qualcosa, se no darei senz'altro a lui la parola per le conclusioni. No, dunque Rino, qualche minuto l'abbiamo, se c'è qualcosa. Ah, e allora aspettiamo che se no si legge. Ecco, Rino, si legge il si legge l'intervento di Stefano Crisci. Sì, non ho sentito riflessioni sull'etica e controllo etico dell'algoritmo. Mi dispiace non poter apprezzare le ottime considerazioni di tutti i relatori su responsabilità e responsabilizzazione, e poi fa bilanciamento eterno fra 41 Costituzione e regolazione. Perfetto, straordinario. Ottimo aiutare la tecnologia a crescere con il suo lungaggio, ma ho sentito responsabilità algoritmi, quindi responsabilizzazione, governance e controllo etico dell'algoritmo, punto interrogativo. Mi sembra un intervento molto pertinente. Credo che però, dal mio punto di vista, non mi ritengo io il destinatario esclusivo di questa domanda, anzi magari la giro a tutti, però ho l'impressione che richiederebbe un convegno aggiuntivo, perché il bilanciamento, lo dice lei stesso, è eterno, e quindi credo che non ci siano soluzioni a rassegnarsi a un equilibrio instabile della competizione fra articolo 41 della Costituzione e regolazione, naturalmente con gli interessi e i valori sottesi alla regolazione, e questo è il vero punto. Ottima notare della tecnologia a crescere il suo ingaggio, ma ho sentito responsabilità algoritmica, quindi responsabilizzazione e governance e controllo etico dell'algoritmo. La responsabilizzazione e governance sicuro. Sul controllo etico io ho una istintiva culturale allergia, ho una certa difficoltà a concepire un controllo addirittura etico. Il tema è enorme, a dirla tutta. Forse Alberto dovrebbe organizzare un ulteriore convegno, perché dov'è la difficoltà? Dal mio punto di vista, e non impegno gli AEC su queste affermazioni che faccio a braccia così, dov'è il tema? In una situazione di competizione internazionale, ce lo ricordava la rappresentante di Confindustria Digitale, in cui il problema non è più solo quello della competizione di qua e di là della manica, della manica e anche dell'oceano, ecco, per così dire, e con i nuovi soggetti emergenti, alcuni anzi già conclamati e affermati, e certo i presupposti della responsabilizzazione e della compliance su base individuale
rischiano di essere molto differenti. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo una consolidata democrazia occidentale, variamente declinata, in cui ci sono determinati valori o consacrati a livello costituzionale o comunque condivisi in una tavola di valori ormai propri dell'Occidente, e abbiamo di fronte un gigante per il quale non ne fa mistero il suo presidente, in un certo senso. Il valore non è la democrazia, ma l'armonia. Inviterei tutti a leggere con attenzione gli scritti di Ping, in cui espressamente fa riferimento a un valore superiore. Probabilmente sarebbe interessante, che è quello dell'armonia più che della democrazia. Ed è chiaro che hai imprese in cui il problema dell'articolo 41, del controllo, della regolazione dell'attività di impresa sulla scorta di valori ritenuti superiori rispetto alla stessa libertà di impresa, viene calato in un ambito in cui oggettivamente l'armonia può finire per giustificare tutto rispetto a una democrazia che ha i suoi valori fondanti. Ecco, la buttavo come provocazione, non è una risposta mia, ecco, è una risposta, è meno che meno, è una risposta mia, non di Aich, però la butto così. Mi sente? Mi sentite? Adesso forse la sentiamo, prego. Ecco, la ringrazio moltissimo della risposta, era stato per me difficile scrivere e condensare quello che sarebbe stato il mio intervento. Intanto di complimenti e ringraziamenti, perché è stato un convegno bellissimo, immediato, proprio a tempo di record sull'uscita di questa bozza, e quindi ho apprezzato tantissimo tutto, quindi i miei erano prevalentemente complimenti. La domanda sull'etica è proprio questo: se si è passati da responsabilità a responsabilizzazione, e quindi governance, e quindi diciamo governance reputazionale conformativa, o regole di comportamento e quindi etica lasciata un po' ai soggetti, agli stakeholders, per poter essere in qualche modo nel mercato a pieno titolo e andare di pari passo con la tecnologia, come è stato mirabilmente detto. Quindi, perché la tecnica in effetti poi ha bisogno di un linguaggio diverso da quello che noi normalmente utilizziamo, quindi nella regolazione potrebbe sì imbrigliare il mercato. Allora forse lasciando una sorta di meta regolazione, e quindi lasciando a noi l'etica della scelta oggi, perché l'etica è una scelta, diciamo, di previsione, farla oggi significa non pentirsi di non averla fatta domani, potrebbe quindi essere, e del resto l'Europa ha scritto molto sulle linee guida, gli ethic guidelines, no, degli high level experts, eccetera, e quant'altro scrivono in continuazione sulle linee guida etiche, come deve essere scritto un algoritmo. Ecco, quindi anche forse spostare l'asse della responsabilizzazione su governance interna etica, che quindi pensi un po' a tutto. La governance, bene o male, è in qualche modo una predisposizione. Quindi ecco, era questo un po' il dibattito. Certo, ci vorrebbe un convegno, tanto questo continuerà, perché questo bellissimo dibattito continuerà anche all'indomani. Comunque la ringrazio. Vedo l'onorevole Nobili, non so se vuol dire qualcosa, è apparso. No, è impegnato adesso. Posso fare, Rino, una fulminea precisazione? Grazie. Allora, il dottor Crisci diceva: non ho sentito riflessioni sull'etica e controllo etico dell'algoritmo. Io ne avevo accennato un po' all'inizio della mia relazione. L'Europa sta dividendo. Prego? No, no, scusi, sono entrato mentre lei parlava, quindi forse non l'ho sentita. Ecco, ne avevo accennato all'inizio, perché avevo fatto presente che l'Europa sta intervenendo con un pacchetto in cui divide il Digital Service Act dalla in regolamentazione etica giuridica dell'intelligenza artificiale. Questo non è un elemento così positivo, lo diceva prima la dottoressa rappresentante di Confindustria Digitale, perché poi il problema della responsabilità dell'algoritmo, quando le piattaforme sono, impiegano l'algoritmo, oppure lo diceva la dottoressa Elia, scusate, ora non ricordo bene, però ecco, diciamo, questa separatezza poi nella pratica non si riesce a realizzare. Tra l'altro l'Europa è uscita con una proposta di regolamento sull'uso dell'intelligenza artificiale di poche settimane fa, mi sembra il 20 di novembre, dove ci si può sbizzarrire ad analizzare questo tema. Chiudo con una considerazione che mi trova in linea con quello che ha detto Rino Sica, il professor Sica, sull'etica dell'algoritmo. Si pone particolarmente, è forte, molto forte anche nei documenti europei, l'accento sull'etica.
atletica. Però attenzione, io sono un pochino cauta con questo, non voglio dire che gli accenni e i richiami all'etica non siano rilevanti, però non vorrei che l'etica sopravanzasse la regolamentazione giuridica, considerando che poi le etiche possono essere diverse, diciamo, da visuale a visuale. Quindi benissimo discutere di etica, vuol dire che stiamo andando verso una riflessione, diciamo, filosofica profonda su dove sta andando l'intelligenza artificiale, ma credo, attenzione a non far retrocedere il diritto, al quale comunque spetta il compito di regolare, di fronte invece a quella che potrebbe essere una diversa regolazione dell'etica. Grazie, scusate. Sono d'accordo con Dianora, che vorrei dire a tutti, anche agli operatori presenti, vorrei scrollare una volta per tutti dalle spalle di noi giuristi l'idea di quelli che creano ostacoli o siano affezionati a un'idea di un modello del diritto a matrice statale precettivo immediatamente ed effettivo. In realtà, come ho detto tante volte con Andrea Sade, abbiamo tante volte discusso di questo tema, secondo me il quadro delle regole a primazia statale, in questo caso inevitabilmente sovranazionale, è la migliore garanzia anche del mercato. Da questo punto di vista sembra strano, ma è così, o meglio non sembra strano dal mio punto di vista. Quindi faccio totalmente mio l'appello della professoressa Poletti verso primazia del diritto, che può utilizzare come strumento di regolazione anche la compliance, l'accountability, cioè un fondamento etico dell'intervento regolatorio. Volevo precisare che io insegno diritto dal 90 alla Sapienza, insegno market regulation, quindi sono assolutamente d'accordo con voi. Sono assolutamente d'accordo con voi sull'etica, sul diritto, sulla primazia del diritto. Era proprio questo confronto governance etica, visto che il diritto potrebbe imbrigliare un po' troppo il mercato, un eccesso di regolazione può essere oggi molto nocivo rispetto allo sviluppo della tecnologia, quindi insomma è ben presente comunque nello scenario. Grazie alla professoressa Poletti per questa evidenziazione della distinzione che è stata fatta, che non piace neanche a me, dell'etica da una parte e di questo del resto dall'altra. Grazie. Che dice Alberto? Sono maturi i tempi per le tue conclusioni. Ti lascio con piacere la parola. Non sono mai maturi i tempi delle conclusioni, Rino. Vai, a te la parola, dai. Intanto ringrazio moltissimo per questo colloquio a più voci, perché almeno dal mio angolo visuale è molto arricchente. È molto arricchente perché sentir parlare coloro che stanno dentro il web, per intenderci, dà una dimensione particolarmente feconda anche alla creatività del giurista, quali alcuni di noi sono. E vorrei usare una parola che ha usato il professor Sica poc'anzi: armonia. Armonia è fondamentale. Internet è uno strumento, le piattaforme sono degli strumenti, il business è uno strumento. Se invece genera invidia sociale, genera l'idea verso i più giovani che c'è un modo facile per fare soldi e c'è uno invece antico, più complesso, che oggi è perdente, fate attenzione che il sistema non resiste. Possiamo essere più bravi del mondo a scrivere le regole più belle, più trasparenti, ma l'essenza umana, come diceva prima Dianora Poletti, non è un'essenza di qualcuno che dice qual è l'etica e quale non è l'etica, qual è il comportamento etico e qual è non è il comportamento etico, ma è strettamente legato ai bisogni delle persone primari. Quando Rodotà parlava di alfabetizzazione elettronica, l'aveva capito subito, aveva detto in sostanza: fate in modo che questo non sia un mondo chiuso, che non si parli con un linguaggio astruso che poi fanno i primi della classe e quelli che stanno fuori subiscono decisioni altrui. No, spiegategli, raccontategli, dategli gli strumenti per comprendere affinché anch'essi siano protagonisti. È un tema di pluralismo, è un tema di
pluralità di attori della rete. Le grandi piattaforme, i grandi attori sono intelligenti, sono molto intelligenti e questo lo sanno. Perché lavorano molto anche con operatori di dettaglio? Perché cercano delle ramificazioni sui territori? Perché valorizzano progetti creativi particolari? Perché sanno che devono valorizzare i talenti, devono valorizzare gli interessi umani, devono valorizzare i bisogni. Non possono essere delle oligarchie che si rinchiudono, aumentano i loro redditi, però poi intorno c'è la povertà. Questo non funzionerebbe, ci sarebbe una sorta di rivoluzione anche a livello sociale. Allora questo è un memento da tenere presente quando si scrivono le regole, perché le regole non sono solo degli strumenti freddi, astratti, che indirizzano anche culturalmente, abbiamo detto, ma sono anche dei contenuti pieni di calore, pieni di bisogni, pieni di obiettivi, pieni di solidarietà. Questa è la chiave di lettura che io ritengo possa rendere commestibile l'operato di attori, per lo più di derivazione non italiana. Questo è un elemento da tenere presente, per gran parte non europea, e teniamolo anche presente. Quando io parlo di invidia, parlo anche del fatto che ci sono dei canoni culturali diversi, ci sono due letture del mondo diversi, diversificate. Possiamo scavare nel tempo e trovarle tutte queste differenze che ci sono culturali. Ma ripeto, gli attori sono intelligenti, sanno come si devono muovere e sanno come devono fare da collante per essere davvero un volano di progresso. Le regole servono a questo, per creare armonia. Rino lo ha detto perché gli è uscito naturale, ma tutti noi lo sappiamo, che l'unica funzione della legge è di pacificare, trovare un punto di equilibrio, dare a ciascuno il suo. Questo io penso che è l'unico modo per stemperare gli eccessi, per stemperare le contrapposizioni, che peraltro spesso sono contrapposizioni di interessi, non sono contrapposizioni di bisogni, sono contrapposizioni di interessi forti, spesso economici, di un'industria da una parte magari più legata ai contenuti, un'altra industria legata alle infrastrutture, un'altra industria più legata al digitale, un'altra industria più legata al mondo invece della creatività. Ecco, dietro, sotto, ci sono invece tante realtà più di dimensione umana, di quelli che noi incontriamo in questo momento storico molto poco, ma che normalmente incontriamo tutti i giorni nella nostra quotidianità. Qui c'è un apporto importante che può dare l'Italia. Il tema del regolamento piuttosto che la direttiva un po' scalfisce queste specificità, però può invece farle diventare coprotagonista queste specificità nel momento in cui vanno a confluire su una regola che si attua direttamente a livello di territorio molto più ampio. E il protagonismo italiano è molto importante, perché quando entriamo invece nella dinamica nostra, tipica della creatività, avendo un bagaglio culturale, non personale ovviamente, non individuale, ma storico, per cui non ce n'è per nessuno, davvero qui dobbiamo essere molto aiutati dagli strumenti del web per far uscire al meglio il nostro patrimonio artistico, culturale, contemporaneo anche. Queste sono le nostre dimensioni, le nostre specificità. Per questo vanno viste sempre un po' in controluce i provvedimenti che nascono con degli intenti talvolta un po' di opposizione a un'invadenza o invece di resistenza. Vanno visti in controluce perché non bisogna svilire lo strumento, e invece dentro questi provvedimenti bisognerebbe inserire molto di più i contenuti. In parte è stato fatto, non con questo regolamento in particolare, perché questo regolamento viene da quello che noi, ricorderete, lo chiamavamo la direttiva sul commercio elettronico, per semplificare, e poi si è un po' perso, no? Si è stemperato per commercio elettronico, perché era proprio quello il momento storico. E quanti acquisti online c'erano allora nel 2000? Pochissimi, eppure era quella la direttiva, era quello il mercato. Oggi è cambiato tutto lo scenario. Io sono molto felice, tanto della presidenza di Rino Sica, che come socio fondatore dell'Italian Academy impreziosisce sempre i nostri incontri, della meravigliosa relazione di Dianora Poletti, che chiedo, che venga pubblicata per poterla far fruire anche ai non partecipanti al nostro
al nostro webinar, a tutti i relatori, all'onorevole parlamentare Luciano Nobili, che senz'altro mi è sembrato di essere molto in sintonia anche con gli spunti che abbiamo potuto offrire. E Antonello Giacomelli mi dice che leggeremo dai giornali il motivo per cui non è potuto essere presente, perché mi pare di capire che c'è un consiglio Agicom molto lungo e molto pieno di contenuti e temi, iniziato alle 11 e non è ancora finito, e quindi vedremo i riflessi di cosa hanno fatto in queste ore. E anche tutti gli interventori alla tavola rotonda hanno, ripeto, rappresentato un elemento di grande ricchezza. I webinar ne faremo altri, vi manderemo un programma con l'avvio del nuovo anno, e intanto vi ringrazio moltissimo e con l'occasione formulo anche gli auguri di un buon e sereno Natale a ciascuno di voi e le vostre famiglie. Ciao, arrivederci. Ciao Leonora. Grazie altrettanto, tanti auguri. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Auguri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.